Telespettatori Telequattro, buongiorno, benvenuti a un altro appuntamento con Sveglia Trieste che vi terrà compagnia, essendo oggi domenica, fino alle 10:25, quando poi cederemo la linea alla Cattedrale di San Giusto per la Santa Messa. Tre sono gli ospiti che si alterneranno questa mattina. Avremo subito dalle 7:30 alle 8:45 in collegamento Nicole Matteoni, assessore comunale all'educazione. Poi ci sarà in studio Maria Luisa Paglia della direzione provinciale del Partito Democratico e quindi chiuderemo con un po' di leggerezza dalle 10 alle 10:25. Parleremo con il nostro amico Davide Calabrese degli Oblivion. Sapete che gli Oblivion sono in tournée in questi mesi e stanno registrando quasi, insomma, il tutto esaurito in ogni luogo dove si esibiscono e questo ci fa molto piacere e induce anche ad una serie di riflessioni che faremo appunto più avanti con Davide Calabrese. Il numero di telefono a cui intervenire lo conoscete, 040 31 39 93, sveglia Trieste, chiocciolatele4.it. E invece l'indirizzo di posta elettronica. Come sempre, durante la trasmissione leggeremo le pagine del Corriere della Sera e del Piccolo e vi rifaremo vedere alcuni servizi che sono andati in onda nel corso del telegiornale di ieri, ma anche altri servizi. Soprattutto vi faremo vedere ancora il tutorial per risintonizzarsi su Telequattro qualora vi fossero dei problemi per quanto concerne il cosiddetto switch off. Qualcuno potrebbe anche dire, ma se uno non riesce a sintonizzarsi, come pensate che possa vedere? A parte che potrebbe anche aiutare qualcuno o potrebbe in qualche modo farsi aiutare, però sapete benissimo che ci sono dei casi in cui magari se uno ha un televisore, che so, in cucina collegato con un certo tipo di antenna interno, può essere benissimo che veda e quindi possa risintonizzarsi. Allora, già che ci siamo e visto che lo vedo subito, facciamo vedere il tutorial. Cari amici di Telequattro, lo switch off è compiuto, ma purtroppo, come avevamo previsto, ci sono molti problemi, centinaia di telefonate di chi ci segnala l'ingerenza delle TV slovene che non possono occupare la posizione di Telequattro, che è e resta sul canale 10, ve lo ricordo, perché televisione leader del Friuli Venezia Giulia. Mandate questo video agli amici e conoscenti perché li aiuterà a risolvere il problema che adesso vi spieghiamo. Questa è la modalità. Dal vostro telecomando selezionate il tasto menu ovunque vi troviate, cioè su qualsiasi canale. A quel punto non selezionate più la sintonizzazione automatica, ma quella manuale. E questo è fondamentale perché poi vi darà delle opzioni ulteriori. Voi dovete cercare e scegliere il canale 32. Qualora vi chiedesse la frequenza, vediamola. È la 562. Una volta che avete correttamente selezionato queste opzioni, date il tasto ricerca, ok, e immediatamente ricomparirà nella posizione deputata Telequattro, che appunto vi ricordo è la numero 10. Questa è la soluzione semplice. Inviate questo video, come dicevamo, agli amici. Se avete ancora difficoltà, siamo a disposizione, oltre che tramite mail, telefonate, usate quel numero, lo 040 300 500 e vi aiutiamo. Grazie. C'è già la prima telefonata, pronto? Pronto? Ancora un tentativo? Boh, niente. Allora, vi facciamo soltanto vedere per il momento la prima pagina del piccolo. Analizzeremo più avanti, eccola qua, c'è una grande fotonotizia e il titolo è Kiev nella morsa, le truppe russe avanzano, nuovi colloqui con Mosca, da Putin nessun segnale di tregua. Questa invece è la prima pagina del Corriere della Sera, Putin minacce e bombe, Mosca colpiremo chi porta le armi NATO, ma proseguono i colloqui con Kiev tra spiragli e nuovi ultimatum. Andiamo allora per la prima pubblicità, poi torniamo
Allora rientriamo in studio 040 31 39 93, sveglia Trieste @tele4.it sono il numero di telefono e l'indirizzo di posta elettronica a vostra disposizione per intervenire. Vi ricordo gli ospiti: Nicole Matteoni, assessore comunale all'educazione, Maria Luisa Paglia del Partito Democratico e poi per chiudere Davide Calabrese. Allora andiamo a vedere le pagine triestine intanto del Piccolo. Vediamo di ingrandire in modo che anche voi poi siate in grado di leggerle meglio assieme a noi. Eccola qua, il grazie delle istituzioni per il ritorno di Mattarella, da qui segnali di pace. Mattarella sarà a Trieste, lo sapete, il 28 di marzo per l'inaugurazione dell'anno accademico. La nuova visita del Capo dello Stato vissuta come un riconoscimento del ruolo internazionale della città. Qui ci sono appunto alcune testimonianze, il Sindaco, il Presidente della Regione, l'Onorevole Rosato e la Senatrice Roic. Allora, vediamo un attimo il servizio che abbiamo trasmesso. No, c'è una telefonata, io direi allora che facciamo, sentiamola, c'è la telefonata? No. No, allora facciamo vedere il servizio che ricorda anche le altre volte in cui Mattarella è stato a Trieste negli ultimi anni. Se non mi sbaglio, facendo un calcolo, sono state già 4 volte. Che Mattarella è stato appunto a Trieste. Vediamo il servizio, eccolo pronto. Il legame che si è instaurato da anni fra Trieste e il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella si arricchirà fra qualche settimana di un nuovo importante momento. Lunedì 28 marzo è ufficiale, la più alta carica dello Stato sarà presente alla cerimonia di inaugurazione dell'anno accademico. Il cerimoniale di Piazzale Europa non prevede in questi casi un intervento da parte del Presidente della Repubblica, anche se non è escluso che Mattarella, come del resto fece alla Sissa nel 2019, anche allora in occasione dell'inaugurazione dell'anno accademico, non possa pronunciare un seppur breve discorso. L'appuntamento inizierà alle ore 11, al momento restano da risolvere alcuni problemi legati soprattutto alla capienza cui sarà soggetta l'aula magna dell'Università. Il rapporto fra Mattarella e la nostra città iniziò, piuttosto in sordina va detto, il 26 ottobre del 2016, con una breve presenza del Presidente della Repubblica all'alzabandiera che celebra il ritorno definitivo di Trieste all'Italia. Il 4 novembre di 2 anni dopo, la cerimonia solenne per la conclusione delle commemorazioni del centenario della Prima Guerra Mondiale lo vide nuovamente in Piazza Unità. Alla Sissa venne il 19 novembre di 3 anni fa. Ma resterà certamente nella memoria collettiva della città il 13 luglio del 2020, l'omaggio di Mattarella e del presidente sloveno Pahor alla foiba di Basovizza e al monumento dei fucilati del Tigre. Quelle due mani che si incontrano e cercano di chiudere i conti col secolo breve rappresentano, piaccia o no, un futuro che la gente vuol continuare a sentire sempre più prossimo. In quell'occasione, fra l'altro, venne sancito il passaggio del Narodni Dom, sede di scuole interpreti, alle comunità slovene e non è escluso che la conclusione di questo percorso abbia costruito il rapporto fra il Presidente della Repubblica e l'Ateneo Triestino. C'è una telefonata, sentiamo. Buongiorno. Buongiorno Bosazzi, buona domenica, sono Diego. Ah, buongiorno, salve. Allora Bosazzi, intanto una doverosa premessa. Credo che con l'aumento del costo della tazzina di caffè, che ormai costa 1,20 euro, 1,30 euro, io mi scorderò che lei me la offra come aveva promesso a tempo debito, no? No, beh, insomma, non sono ridotto a non potermelo permettere, insomma, per cui... Ma non intendevo questo, è che purtroppo non abbiamo mai occasione di incontrarci. Ah, ma io questo, l'aspetterò fuori da via Besenghi e così concluderemo questa promessa ormai storica. Ma a quell'ora i bar sono chiusi quando io esco da via Besenghi. Ma lei non si preoccupi, io le accompagnerò in giro per Trieste finché un bar aperto lo troviamo, non si preoccupi. Ok. Senta Bosazzi, mi detto dica, questo, sì. Tornando a essere un po' più seri, sì. Io non vorrei parlare di problemi internazionali come quelli dell'Ucraina perché c'è poco da dire, insomma, la guerra è una brutta bestia e questa guerra sembra più ingiusta di tante altre
del passato, diciamo, per cui chiuso il discorso guerra mi concentrerei sui problemi cittadini. Okay. Io ho seguito anche l'ultima trasmissione appunto del sindaco Haring, dove così con toni piuttosto accesi sembra che abbia sempre ragione lui e i cittadini che non sono d'accordo sulle sue scelte sembrano cittadini di serie B, ne prendo atto. Ma io vorrei ricordare al sindaco, purtroppo, che di problemi a Trieste ce ne sono tanti, a partire dal tram che è fermo da più di 5 anni, a partire dal cantiere di Cattinara dell'ospedale, anche quello pur di competenza regionale, fermo da diverso tempo e sul quale il sindaco non ha speso una parola. Il problema della galleria di Piazza Foraggi, che adesso verrà chiusa di giorno, di notte, e sul quale il famoso tunnel che prima doveva essere in acciaio, poi ipotizzato in calcestruzzo, io credo non lo vedremo mai. Ci sono i ponti di Ponte Rosso che dovevano essere ristrutturati con una serie di paratie provvisorie, adesso si scopre che andranno completamente dismessi e sostituiti. E quindi di problemi ce ne sono tanti, ecco, e vorrei che il sindaco abbassasse un po' i toni, cercasse di risolvere questi problemi rispettando anche i cittadini che con lui e con la sua giunta comunale non sono d'accordo. Okay. Detto questo, le rinnovo l'invito a prendere assieme un caffè, le auguro una buona domenica e conto di vederla di persona. Grazie, grazie signor Diego, buona giornata, tanti auguri anche al figlio calciatore. Poi dopo noi avremo ospite, dopo le 7.30, l'assessore comunale Matteoni. Matteoni è assessore all'educazione, però insomma magari le chiederemo anche di rispondere a questa sollecitazione. Allora andiamo a vedere soltanto, c'è già una mail alla quale non diamo per il momento risposta. E avevamo visto, ecco, la pagina del piccolo, quella dedicata alla visita del presidente Mattarella, qui invece parliamo di lavoro. Varsi assumerà nel 2022 una ventina di unità a Bagnoli, un quarto del totale dei nuovi innesti, tra i quali ci sono 28 operai, rinforzi anche in ricerca e sviluppo, investimenti per ammodernare gli impianti. E poi nella parte centrale c'è ancora, si parla del servizio integrativo scolastico, quindi poi sentiremo l'assessore Matteoni su questo, e poi c'è ancora la questione che riguarda la cabinovia. Bertoli, in questo caso l'assessore Bertoli risponde all'attacco di Adesso Trieste, che parla di falsità e dice Adesso Trieste dice falsità. E vediamo allora intanto dalla regia, più che le parole del sindaco, perfetto, questo è tratto da Ring di venerdì sera, quando sono stati messi a confronto l'assessore Lodi e come supporto tecnico, diciamo così, l'ingegner Bernetti, che è il dirigente comunale che si occupa della questione, e William Starz, che è uno dei leader, diciamo così, del fronte contrario. Vediamo parte del dibattito a Ring di venerdì scorso. Fa parte di un webinar, cioè di quelle spiegazioni online, di quegli incontri online, che dà la spiegazione di che cos'è il PUMS. Qui dentro c'è, o no, questo è un riferimento a Logovia. E questa è la vostra risposta, diciamo, replica? No. È uno dei tanti elaborati del PUMS che riporta evidentemente la cabinovia, si vede, perché il PUMS è stato approvato dal Consiglio Comunale e quindi è il piano urbano della mobilità sostenibile del Comune di Trieste. Su questo, guardate che cosa il Comune ha risposto all'ARPA e cosa ha risposto alla direzione regionale che ha fatto le osservazioni. Quindi Logovia è stata stralciata dal
PUMS. Io ricordo 48 milioni e mezzo di finanziamento attraverso il Ministero per la realizzazione di questa opera e di nessuna altra opera, perché qui continuiamo a mettere confusione nella cittadinanza in tranvie che mi vanno da Piazza Foraggi fino a Miramare. Allora, il Ministero è stato chiaro. Qui c'è stato un ampio dibattito anche a Tele4 sulla credibilità anche dell'amministrazione e dei suoi dirigenti. Abbiamo dato prova che da parte del Ministero c'è l'assoluta conferma che o si fa questo finanziamento, quindi si attua quest'opera, oppure Trieste perde un'occasione di sviluppo per i nostri figli. Ma un trasporto pubblico che sia reale, che abbia una fermata ogni 400 metri, non una cosa che si prende aerea. Questa è un'altra osservazione. Ogni una fermata dall'altra sono un chilometro e 300 cioè che metri. C'è troppo allora, spazio non faccio una linea, e Bernetti lo ha ripetuto più volte, soprattutto nei tre giorni di convegno in porto, ha detto che dovremmo allestire un'altra linea a terra per supportare un trasporto. Allora che senso ha tutto questo? Cioè che senso ha l'ovovia sopra che ha fermate un po' più distanti e per poi fare ancora un trasporto pubblico sotto? Parliamo di Porto Vecchio ovviamente in questo caso. È scritto anche nei PUMS. Ma che senso ha una metropolitana quando a Londra abbiamo i mezzi sopra l'autobus? Allora, mi segnalano dalla regia che al numero 040 31 39 93 stanno arrivando alcune telefonate per ciò che riguarda la sintonizzazione. Allora io prego i telespettatori di lasciare questo numero per Sveglia Trieste, questo è il numero dedicato a Sveglia Trieste, quindi chiamate questo numero qua solo ed esclusivamente per Sveglia Trieste. Per quanto riguarda le questioni collegate alla sintonizzazione, abbiate giusto un attimo di pazienza, quantomeno quest'oggi, oggi è domenica, sapete che insomma i nostri ranghi sono ridotti per quanto riguarda la domenica e quindi se volete il tutorial, diciamo così, l'assistenza personale che in qualche modo riusciamo a darvi durante la settimana, capite che di domenica è un pochettino difficile. Capisco anche che se ci sono molte telefonate che chiedono l'assistenza significa che la cosa è molto sentita, però abbiate un attimo di pazienza. Allora, se n'è andato Dario Rinaldi. Dario Rinaldi è stato un politico, diciamo, della Prima Repubblica. Vedete anche il titolo del servizio di Laura Tonero, Addio Rinaldi, colonna della DC, una vita spesa per la comunità, fu protagonista in politica e nell'associazionismo. La città e la regione lo hanno ricordato con una serie di interventi, con una serie di messaggi durante tutto il pomeriggio di ieri, un breve servizio l'abbiamo preparato anche noi sempre ieri, e rivediamolo per ricordare appunto la figura di Dario Rinaldi. Aveva compiuto 85 anni a dicembre Dario Rinaldi, esponente di rilievo della Democrazia Cristiana regionale dagli anni 70 ai 90. Rinaldi se n'è andato stamani. Giornalista professionista, è stato segretario provinciale della DC e componente del Consiglio nazionale. Nelle giunte regionali presiedute da Adriano Biasutti, Rinaldi fu assessore ai trasporti, alle finanze e all'industria. La sua figura seria e scrupolosa rimanda a momenti ancorati ad un passato neanche troppo lontano e che pure sembra anni luce distante. La DC di Palazzo Diana, carriera legata ad un preciso cursus honorum. Rinaldi fu anche consigliere comunale e regionale, oltre che attivo nell'Associazione Cattolica. Una carriera politica, quella di Rinaldi, conclusasi nel 1993. Da allora, forte altrettanto fu il suo impegno con l'Associazione Giuliani nel Mondo, di cui fu presidente e quindi presidente onorario. Allora, andiamo avanti con la lettura del piccolo. Ci sono delle novità, strano che non le ho viste prima ma non le rivedo, eccolo qua, ci sono delle novità per quanto riguarda il caso Resinovic, anche in questa circostanza ingrandisco, eccolo qua,
Il DNA di Lilli su sacchi, cordino e bottiglie. La scientifica ha trovato tracce della donna in grande quantità sugli oggetti rinvenuti addosso e accanto al corpo. Anche di questo ci siamo occupati ieri, vediamo il servizio. Una traccia del DNA di Liliana Resino vi è stata rinvenuta sul cordino che stringeva i due sacchetti di nylon nei quali era infilata la testa della 63enne, il cui cadavere era stato trovato il 5 gennaio nel boschetto dell'ex ospedale psichiatrico di San Giovanni, e quanto emerge dai laboratori della scientifica, confermato dal procuratore De Nicolo. Liliana Resinovic potrebbe quindi anche essersi stretta da sola il cordino al collo dopo aver infilato la testa nei sacchetti. Tuttavia sullo stesso cordino è stata individuata un'altra traccia di DNA, però debole, tanto da non poter essere attribuita ad alcuno. Nei giorni scorsi De Nicolo si era detto fiducioso sugli esiti delle indagini sulla morte di Liliana Resinovic. Per chiarire i contorni della vicenda erano stati disposti esami tossicologici e analisi di laboratorio su vari reperti. Sul caso è stato aperto un fascicolo per sequestro di persona. Al momento non ci sono indagati. Allora, c'è una mail che pone una domanda molto precisa, molto specifica all'assessore Matteoni, quindi poi quando sarà collegata con noi subito dopo la pubblicità delle 7.30 gliela passeremo direttamente. Andiamo ancora avanti con il piccolo. C'è un'intervista con l'ex questore Padulano. Io poliziotto quasi per caso quel giorno con Putin in piazza a Trieste. Eccolo qua. E ancora, eccola qua, Duino Aurisina debutta da Città del Vino 2022 fra decine di sindaci. Il via il ciclo di eventi che metterà in vetrina il territorio per tutto l'anno, il simbolico testimone ricevuto da Barolo. Possiamo anche in questo caso farvi vedere il servizio. Con il simbolico passaggio di consegne da Barolo, il comune di Duino Aurisina si è ufficialmente insediato come città italiana del vino 2022. La cerimonia nel castello ha segnato l'avvio delle iniziative dedicate alla valorizzazione dei prodotti vitivinicoli e non solo di tutto il territorio regionale, un momento significativo frutto di una progettualità precisa. Un grande orgoglio, grande soddisfazione per il comune di Duino Aurisina, anche una grande responsabilità che è quella di valorizzare e di promuovere il territorio. Però la grande forza è stata la candidatura di team, la candidatura di squadra assieme a tutte le città del vino del Friuli Venezia Giulia. Duino Aurisina, De Vinna Brigina, il comune capofila, però gli eventi si svolgeranno in tutto il territorio delle città del vino, e questa, come dicevo, è la forza, è un territorio che emoziona, il territorio della nostra regione. Un territorio meraviglioso che offre prodotti eccellenti in tutti i comuni delle città del vino. Dopo lo scambio di omaggi tra il sindaco di Barolo Renata Bianco e di Duino Daniela Pallotta, il vice sindaco e assessore al turismo Massimo Romita ha illustrato gli eventi tra concorsi, fiere e sagre della città italiana del vino. Duino Aurisina, città italiana del vino 2022, prevede oltre 9 mesi di attività, di promozione, di eventi legati all'enogastronomia, 33 schede di progetto presentate insieme alle altre città italiane, città del vino del Friuli Venezia Giulia, per presentare i prodotti vitivinicoli della nostra regione. In particolare su queste 33 schede ci sono oltre 20 delle iniziative che si svolgeranno a Duino Aurisina o che toccheranno Duino Aurisina su tutti i Mare Vitosca e Terranum, che avranno avvio nelle prossime mesi. Allora, abbiamo anche, e così entriamo nella parte politica, ieri c'è stata la formalizzazione della candidatura della ricandidatura di Rodolfo Ziberna a sindaco di Gorizia.
Ieri l'abbiamo intervistato in diretta durante il telegiornale, proprio strappandolo per un attimo a questa sorta di convention. Vediamo questa intervista che Tiberna ha rilasciato, ripeto, in diretta al nostro Gianluca Paladin, e poi andiamo direttamente in pubblicità per tornare assieme all'assessore Matteoni. Sì, grazie della linea. Buonasera, siamo con il sindaco di Curizia, Rodolfo Ziberna, proprio per assistere a questo endorsement da parte di tutta la politica del centrodestra per la nuova candidatura nuovamente a sindaco di Curizia. Una missione che continua, quindi, sindaco? È una missione nel vero senso della parola, nel senso che io la chiamo un gesto d'amore, anche con un pizzico di follia verso la città. Sono stati 5 anni durissimi, peggiori penso per tutti i sindaci negli ultimi 40 anni. Abbiamo avviato tante cose e sto raccogliendo quello che i cittadini mi stanno chiedendo. Sindaco, non mollare, sindaco, resta con noi. Tante volte mi creda che in questi ultimi 4 anni è stato davvero, ma davvero duro. Però soltanto il pensiero di non poter raccogliere quello che stiamo facendo adesso, sul quale abbiamo investito, sarebbe davvero una iattura per la città. Perciò ho espresso pochi attimi fa il ringraziamento mio personale, naturalmente a tutta la coalizione di centrodestra che mi ha sostenuto. La dimostrazione è che quando il centrodestra è insieme vince. Abbiamo vinto a Trieste, abbiamo vinto a Grado, vinceremo a Monfalcone, vinceremo a Cormons. Quando perciò il cittadino tocca con mano, constata la capacità, la competenza, il cuore e passione delle coalizioni di sindaci di centrodestra, non può che votare il centrodestra. Sindaco, programmi per Gorizia nei prossimi anni, qualora lei dovesse anche essere ovviamente riconfermato a sindaco, quali sono gli scopi principali? Beh, tantissimo abbiamo fatto in questi 4 anni, perché davvero potrebbero sembrare 4 mandati nelle opere pubbliche e non soltanto nella grande e straordinaria opportunità che è offerta a tutta la regione con la capitale europea della cultura, Nova Gorizia e Gorizia. Tanto tantissimo sarà da investire in questo, ma tanto tantissimo da investire in quello che noi sulla quale abbiamo già investito. Mi riferisco a grandi opere come la Varetta del Corno, il posteggio di Via Boccaccio, il Palabigotte, il Castello, Borgo, Castello. Abbiamo davvero qualcosa come 60-70 milioni di euro tra il PNRR e risorse della regione che verranno investite non per traguardare il 2025, ma per traguardare il 2035, 45, 55. L'obiettivo perciò è quello di creare una nuova città. La visione ce l'abbiamo tutta, noi vediamo una città piena di studenti universitari, di turisti, alberghi pieni, ristoranti pieni, bar pieni, nuove imprese grazie alla zona logistica semplificata, rafforzata, ma anche grazie alla zona economica speciale europea. Una Gorizia perciò che si candida ad essere un punto di riferimento strategico per tutto il territorio. Flash, ultimissima domanda, teme la concorrenza qualunque sarà in attesa di conferme? Assolutamente no, perché io ritengo che ovviamente è importante chi governa, ma è parimenti importante anche chi sta all'opposizione, cioè la minoranza. Chiunque sia, sono certo che sarà una bellissima sfida. Grazie al sindaco di Gorizia. Grazie a lei. Grazie allo studio restituito. Allora, eccoci pronti, abbiamo collegata con noi l'assessore comunale all'educazione Nicole Matteoni. Grazie assessore per essere nostra ospite, buongiorno. Buongiorno a tutti, buona domenica. Allora, abbiamo già un paio di questioni da sottoporle. La prima era quella contenuta, diciamo così, nella telefonata che abbiamo sentito pochi minuti fa, e cioè era più, diciamo, una sorta di rimprovero al sindaco, ma io insomma glielo un po', come dire, faccio in modo che lei possa rispondere, nel senso che il telespettatore diceva sembra che il sindaco non, come posso dire, sottovaluti, mettiamola così, una serie di problematiche che riguardano i lavori a Catinara, che riguardano i lavori in Piazza Foraggi, per quanto riguarda i ponti nel canale, eccetera. Dice questo telespettatore, ci sono molti problemi, vorrei che il sindaco se ne facesse maggiormente carico. Ecco, faccio un po' relata refero, ecco, insomma.
No, assolutamente, capisco l'impressione del telespettatore che non ci sia abbastanza attenzione su questi problemi, ma vi posso assicurare che i lavori pubblici che sono stati menzionati sono sotto ovviamente osservazione e gli uffici dei lavori pubblici, anche il sindaco, li stanno seguendo. Solo purtroppo in Italia tutti i lavori pubblici ovviamente sono normati e regolamentati dal famoso codice degli appalti. Codice degli appalti che ovviamente ha delle limitazioni per quanto riguarda le tempistiche nella realizzazione degli interventi e soprattutto dilata i tempi di realizzazione in un tempo indefinito, davvero. Purtroppo, parlando dei lavori di Catinara, nello specifico, i lavori di Catinara sono di responsabilità della Regione Friuli Venezia Giulia, su cui appunto, ovviamente anche se sono sul nostro territorio, ma parliamo di sanità, quindi riguarda appunto quell'ente specifico. E quindi il sindaco di piazza quello che può fare e che sta facendo è rapportarsi costantemente con la regione per seguire l'iter ovviamente dei lavori di Catinara. Come sappiamo, come era anche scritto sul piccolo, quei lavori sono stati bloccati causa varie questioni legali che ha bloccato il primo cantiere. Adesso vediamo se con la seconda ditta che era che ha vinto la gara, se si riuscirà a partire a breve, però non è che non c'è attenzione, anzi c'è molta attenzione. Per quanto riguarda Piazza Foraggi stiamo andando davvero benissimo con le tempistiche, come sapete verrà chiusa la galleria per un mese, appunto per evitare di pagare costi in più per quanto riguarda la fornitura di materie prime che servivano per creare quel famoso bruco che avrebbe permesso di continuare i lavori senza chiudere la galleria, ma ovviamente la crisi internazionale ha cambiato tutta la situazione e quindi è necessario fare aver preso questa scelta di concerto appunto con la ditta che si è impegnata con questa chiusura ad accelerare i lavori e a continuarli a finirli entro luglio. Quindi ci sono scadenze ovviamente importanti, ma che il Comune sta seguendo davvero in maniera puntuale. Anche la collega Lodi lo sta facendo, fanno sopralluoghi nei cantieri, gli uffici costantemente tengono aggiornati tutti, quindi assolutamente il sindaco, come direbbe lui, è sul pezzo, quindi non preoccupatevi. Allora, c'è invece una mail che dice: chiedo all'assessore all'educazione, poi dopo magari posso anche fare un po' di ironia, come si intende agire per contrastare le numerose azioni criminali perpetuate da giovanissimi riuniti in gang, formate da personaggi di varie etnie, capeggiate da elementi a cavallo tra la minore e la maggiore età. Ricordo la Trieste di 20-30 anni fa, ricordo che non era necessario chiudere a chiave le portiere dell'auto, insomma, secondo me è un po' sempre. Ecco, ricordo quando le persone camminavano tranquillamente per le vie del centro a qualsiasi ora, eccetera. Ecco, voglio dire, l'assessorato all'educazione non è come dire, l'assessorato alle buone maniere, per dire, quindi specifichiamo anche questo. Però insomma, il problema c'è e sentito non più tardi di... Cos'era? Due giorni fa abbiamo dato anche la notizia di un writer, di un graffitaro che è stato condannato, insomma, quindi vero è che il problema, insomma, non è che si possa parlare forse nemmeno tanto di proprio, insomma, episodi di questo genere ce ne sono, ecco, insomma. Assolutamente sì, la Trieste di 20-30 anni fa non c'è più, sappiamo che c'è e ci sono tantissime nuove persone, nuove famiglie che hanno culture diverse dalla nostra, anche insomma modi e usanze diverse dalla nostra che devono ancora integrarsi e io spero vivamente che si adeguino quanto prima, ma proprio per il loro bene, al nostro modo di vivere. C'è un problema senza
senza dubbio di questo tipo. L'assessore Maurizio De Blasio, l'assessore alla sicurezza, è ben conscio della situazione e se ne sta occupando, creando tavoli ad hoc. Io stesso ho partecipato a un tavolo in sesta circoscrizione chiamato dal presidente della sesta, Paolo Perini, di Fratelli d'Italia, che ha voluto, insieme a tutti i consiglieri circoscrizionali, fare il punto della situazione con questo piccolo tavolo tecnico, un tavolo tecnico composto dall'assessore Grilli, dall'assessore De Blasio, da tutti gli enti ovviamente coinvolti. Penso appunto all'area di Strada di Guardiella, dove gli ospiti, diciamo, chiamiamoli così, del SERT ovviamente hanno creato non pochi disagi in quella zona lì, ma per quanto riguarda il problema delle baby gang è un problema proprio di educazione e di cultura. Per quanto riguarda il comune, cercare di fare più azione di coinvolgimento, di proponendo azioni anche culturali per quello che può essere possibile. Ricordo che a Trieste adesso stiamo un po' anche ripartendo. Ci sono tantissime occasioni appunto culturali, come dicevo prima, ma anche spazi di aggregazione dove i giovani potrebbero ovviamente dar, chiamiamolo così, sfogo alle loro energie in maniera propositiva. Penso allo spazio che il comune dedica ai giovani dai 18 ai 35 anni al Polo Toti in Piazza del Cattedrale, o anche per la fascia medio-grande, dai 16 ai 18, ci sono i nostri bellissimi ricreatori. Quindi il nostro comune risponde offrendo offerta educativa e dando la possibilità di a ricevere tantissime occasioni di culturali. Però è ovvio che è un problema a 360 gradi, che parte da un disagio anche familiare, che si riversa ovviamente anche sui giovani, e quindi è un problema che stiamo affrontando, che il comune vuole affrontare con ovviamente le sue possibilità, e sperando che col tempo questo disagio si attenui e che le risposte, le proposte che noi riusciamo a dare siano sufficienti. Tra l'altro c'è sul piccolo anche quest'oggi la notizia della possibilità di consultare online le graduatorie definitive per il servizio integrativo scolastico. In questo caso, Assessore, di cosa stiamo parlando? Allora, i SIS, servizi integrativi scolastici, sono un fiore all'occhiello della nostra offerta formativa. Si rivolge ovviamente ai ragazzi delle scuole primarie e scuole secondarie, uno spazio integrativo dove i ragazzi iscritti possono ovviamente dopo scuola andare a restare nelle proprie strutture, mangiare e dopo essere aiutati a fare i compiti, e in più dopo si integra in tutto quel percorso che è offerto dai nostri ragazzi creatori, quindi attività di gioco, attività di teatrali, di tutto e di più. I nostri educatori hanno una fantasia incredibile e riescono a dare tantissime opportunità di crescita ai nostri ragazzi, quindi un servizio fondamentale che anche da più parti, da più famiglie mi viene richiesto di aumentare disponibilità. Sto lavorando con gli uffici per vedere dove è possibile aumentare l'offerta, anche in vista delle nuove condizioni familiari, dove entrambi i genitori lavorano, lavorano full time, hanno quindi anche bisogno di questo tipo di servizio, e noi come Comune di Trieste, posto ovviamente i vincoli di bilancio, perché ricordo che purtroppo stavamo vedendo la fine di una pandemia, adesso iniziamo ovviamente i problemi di una guerra che noi non combattiamo direttamente, ma ovviamente avendo partecipiamo alla linea comune dell'Occidente con le sanzioni alla Russia, questo ovviamente impone e comporta anche delle ripercussioni sul a 360 gradi. Penso anche che un mesetto e mezzo fa abbiamo dovuto stanziare ben 3 milioni di euro di parte corrente per coprire i costi dell'aumento del riscaldamento di tutti gli immobili comunali, quindi dell'energia, e questo ancora prima della guerra.
come sappiamo, c'era anche oggi un articolo bello corposo sul Corriere della Sera per quanto riguarda il caro benzina, lo vediamo tutti, i prezzi mostruosi della benzina a litro, una cosa incredibile che è molto impattante. Quindi vedremo appunto anche nel lungo periodo quanto questo andrà a incidere sulla spesa di parte corrente, che appunto sperando di non... che non ci siano nel lungo periodo grosse ripercussioni, però senza l'aiuto dello Stato i comuni avranno grosse difficoltà. Tra l'altro, Assessore, immagino anche che la situazione per quanto riguarda l'accoglienza di chi arriva dalle zone di guerra in Ucraina poi in qualche modo si riverserà, uso questo termine che non è bellissimo, mi rendo conto, anche sul sistema scolastico, cioè ci saranno anche dei bambini, dei ragazzi che arriveranno appunto dall'Ucraina che dovranno in qualche modo essere inseriti. C'è già qualcheduno, Assessore? Allora, noi abbiamo affrontato proprio questo martedì passato una riunione in prefettura proprio dal tema accoglienza scolastica. Eravamo presenti per i comuni di Trieste, io e l'assessore Grilli, più l'ufficio scolastico regionale e tutti gli altri enti coinvolti, Asugi, Questura, Polizia anche di frontiera, per darci un quadro a 360 gradi. In questo momento, per i numeri delle persone che stanno arrivando, diciamo che non è arrivata una richiesta pressante o comunque continua di iscrizione a scuola di questi bambini. Quindi in questo momento questa richiesta non è ancora arrivata. Molto probabilmente è stata una delle ipotesi, è perché queste persone confidano che questo periodo duri ancora poco, che questa fuga ovviamente dall'Ucraina sia temporanea e che si possa a breve, o almeno nel breve periodo, poter tornare a casa propria, perché ricordo che questi nuclei familiari sono stati divisi, gli uomini per disposizione del governo ucraino sono in patria a combattere. Quindi abbiamo una situazione molto particolare qui, dove mamme e bambini sono qui o in giro per l'Europa, dove sono stati accolti e hanno una parte della loro famiglia che è lì. Quindi quello che è stato pensato è che queste persone nel medio e lungo periodo non vogliano stabilirsi stabilmente appunto qui in Italia, ma che vogliono ritornare lì. Se ci arriveranno ovviamente richieste di iscrizione, verranno accolte di sicuro nelle scuole primarie, secondarie, si sta già facendo un piano operativo, perché il grande problema è anche la lingua. Questi bambini, certo, non sanno ovviamente l'italiano, avranno sicuramente difficoltà ad inserirsi nel nostro sistema scolastico, quindi anche c'è tutto un lavoro che si sta predisponendo per trovare gli interpreti ucraini, i mediatori linguistici, in modo tale da accompagnare eventualmente questi bambini in un percorso scolastico qui da noi. Dopo vediamo come ci saranno gli sviluppi, è una situazione in costante divenire. Noi siamo pronti come Comune di Trieste a fare la nostra parte, ma devono anche arrivarci delle indicazioni precise dallo Stato. Questo è anche una cosa che non è ancora ben chiara. Il MIUR ha stanziato per adesso 1 milione di euro per pagare mediatori linguistici per tutto il territorio nazionale, quindi gli uffici scolastici regionali si stanno organizzando su questo, su tutti i territori, però dobbiamo un attimo capire quali saranno le future disposizioni e anche il piano governativo. Allora, in questi giorni, Assessore, si stanno affilando le armi, diciamo così, a livello regionale, nel senso che appunto in regione si vota per alcuni comuni, Gorizia, Monfalcone e Duino Aurisina, quelli insomma più vicini a noi. È una situazione che vede il centrodestra particolarmente compatto a livello, diciamo così, territoriale. Ora, questo
da un lato ci impone anche di sottolineare come a livello nazionale, soprattutto per quanto riguarda il sostegno al governo, il centrodestra sia diviso, con Fratelli d'Italia in una posizione appunto di opposizione. Al di là di questa differenza, però, volevo intanto concentrarmi proprio sulle questioni locali, cioè su questo fronte compatto che ieri ha segnato la discesa in campo di Ziberna per il secondo mandato a sindaco di Gorizia e che, se non mi sbaglio, una decina di giorni fa, forse anche meno, ha fatto lo stesso a Monfalcone con la Cisint. È un momento, per quanto riguarda il centrodestra, ripeto, a livello territoriale, di grande compattezza. Assolutamente sì, ieri si è svolta a Monfalcone l'incontro regionale di Fratelli d'Italia. Sì. Esatto, al Teatro Comunale di Monfalcone, proprio per discutere con tutto il centrodestra su varie tematiche. Si è parlato di ambiente, di lavoro e infine anche del ruolo del centrodestra sia in Italia sia a livello locale. A livello locale, Fratelli d'Italia con il senatore Luca Ciliani ha ribadito che il centrodestra, soprattutto in Friuli Venezia Giulia, è un modello perché ha saputo e sa proporre candidati forti, candidati che sanno dare una proposta valida per le esigenze del territorio, e quindi quando siamo andati tutti compatti abbiamo sempre vinto. Quindi la formula del centrodestra unito qui in Friuli Venezia Giulia funziona, ha funzionato appunto nelle ultime amministrative, vediamo qui a Trieste, vediamo Pordenone, in tanti altri comuni dove noi abbiamo vinto. In questo momento il centrodestra unito governa Gorizia, Udine, Trieste e Pordenone, quindi i quattro comuni capoluogo, e continuando così siamo sicuri che assolutamente riusciremo a portare a casa anche le prossime elezioni amministrative. Ieri sul palco del Teatro di Monfalcone è arrivato anche il presidente della Regione Massimiliano Fedriga, che ha ribadito quanto il Friuli Venezia Giulia e l'amministrazione sia regionale sia quella dei comuni è un modello virtuoso che sa rispondere ai problemi delle persone e che compatto riuscirà a dare avanti anche nel 2023 a livello ovviamente regionale. E anche si sono presentati, ed è una cosa che ci ha fatto tantissimo piacere proprio i quattro sindaci dei comuni capoluogo, di Alessandro Ciriani, Fontanini, Ziberna, lo stesso Ziberna e anche il sindaco di Piazza. Tutti e quattro hanno voluto ribadire quanto si è fatto sul territorio, quante sono state le risposte che sono state date ai cittadini, e soprattutto hanno ribadito per canto loro che la coalizione di centrodestra non è in discussione. In tutti i quattro comuni, ovviamente con le proprie particolarità, tutti i partiti ovviamente hanno dei punti saldi, hanno delle loro caratteristiche e hanno dei loro valori inderogabili, però il modello generale di governo del centrodestra è un modello vincente che continuerà ed non è in discussione nonostante i problemi nazionali che ci sono, come ribadito dalla nostra presidente Giorgia Meloni, ma da parte nostra vogliamo ricostruire, perché il centrodestra non è un cartello elettorale, ma è un modello che rappresenta una grande parte dell'Italia, e questo popolo del centrodestra ha diritto ad avere un, come dire, dei rappresentanti politici uniti e che lavorino per ovviamente obiettivi comuni. Sentiamo, c'è una telefonata. Buongiorno. Buongiorno. Prego. Io volevo semplicemente, sono perplessa. Quando la signora infatti ha detto che praticamente si aspetta l'integrazione di queste persone che arrivano, di queste baby gang e queste cose qua. Però nell'arco degli anni, da quello che ho osservato io, siamo noi che ci stiamo integrando a loro, perché non facciamo più l'albero, perché il crocefisso, perché il presepe. Cioè, voglio dire, non riesco a capire questa cosa. Loro vengono qua da noi, noi abbiamo la nostra cultura e noi la stiamo svendendo? Cioè, anche i nostri bambini, la scuola non fa più il presepe? Perché ci sono anche loro,
c'è qualcosa che non va, perché se noi andremo a casa loro, questo non lo farebbero di sicuro, perché sono persone che io qualche volta le vedo, io questo, quell'altro, quel terzo, noi non sappiamo niente, i nostri disabili anche. Bisogna pregare la carità tante volte per avere delle cose e non è una cosa corretta. Loro ce l'hanno su un piatto d'argento. Dunque penso che sia una cosa un po' da rivedere tutto questo. Grazie e buona giornata. Prego Assessore, buongiorno. Così commentiamo. No, forse molto probabilmente mi sono spiegata male, io mi scuso perché se la signora ha capito questo dalle mie parole di sicuro mi sono espressa male io. La mia linea, che è anche quella del mio partito, che le persone straniere che arrivano in Italia si devono adeguare alla nostra cultura, al nostro modo di fare e alle nostre leggi. Non dobbiamo noi adeguarci a loro, ma loro a noi, perché come giustamente ha detto la signora, se andassimo ad esempio un paese a prevalenza islamica, sappiamo la persecuzione che ci sono dei cristiani in quei paesi, non avremmo lo stesso trattamento. Quindi sono loro che si devono integrare e quello che è il mio pensiero è che con questa integrazione, cioè loro che si integrano con noi, è la soluzione a questo tipo di problema di disagio giovanile che si purtroppo sfocia in queste baby gang, dove la prevalenza, sono dati che ci sono stati dati, è di ragazzi di origine straniera. Quindi questo era il senso del mio intervento. Io posso assicurare che nelle scuole di infanzia comunali, nelle scuole, nei nostri nidi, c'è il crocifisso e viene celebrato il Natale col presepe. Non posso ovviamente sapere cosa succede in tutte le scuole di Trieste, ma ho potuto fare un giro ultimamente, io i crocifissi li ho visti in tantissime sale, in tantissime aule, quindi io confido che da parte dei dirigenti scolastici non ci sia assolutamente un tentativo di cancellare le nostre identità, la nostra cultura, togliendo dei simboli che non hanno mai offeso nessuno, perché non vedo come possa il crocifisso, simbolo di pace, di amore, offendere qualcuno. Quindi io sinceramente e ribadisco, forse davvero mi sono spiegata male io, questa è la mia posizione. Assolutamente poi i problemi ci sono, vanno affrontati e vediamo un attimo come, qual è la situazione migliore, ma loro si devono integrare, rispettare le nostre leggi e rispettare la nostra cultura. Sulla questione del crocefisso io ricordo sempre, siccome poi è consultabile anche in rete, bisognerebbe andare a leggere quello che scrisse parecchi anni fa Natalia Ginzburg, oltretutto comunista e atea, in difesa del crocefisso. È un brano che dovrebbe essere letto e memorizzato da tutti quanti, francamente, ma insomma. Assolutamente, e anche ricordo c'è una recente sentenza della Corte di Cassazione proprio sul fatto di avere i crocifissi nei luoghi istituzionali come gli uffici pubblici e anche le scuole, in cui la Suprema Corte di Cassazione ha ribadito che il crocifisso non è parte integrante della storia e della cultura cristiana dell'Italia, che è un simbolo quindi anche culturale, che non offende assolutamente nessuno e che può rimanere esposto in tutti i luoghi. Quindi assolutamente anche chi pensa di essere, come dire, che questo simbolo offenda, da ribadire che esiste anche questa sentenza molto importante che fuga ogni dubbio. Allora andiamo in pubblicità, poi torniamo assieme all'assessore Matteoni. Rientriamo in studio, siamo sempre in compagnia dell'assessore comunale all'educazione Nicole Matteoni, che ringrazio per essere con noi. C'è una mail, assessore, che fa sì. Riferimento anche in questo caso alla posizione della leader di Fratelli d'Italia in merito al Green Pass. Dice questo telespettatore: Meloni contesta il Green Pass prolungato al 2025. Adesso questo mi sembra un po'
io devo dire la verità, un po' ho perso le coordinate, per dire il vero, ma al di là poi di questo, che magari andrò a vedermi un pochettino meglio, mettiamola così, quella del Green Pass è comunque uno degli, come posso dire, uno degli argomenti di forte divisione all'interno della maggioranza nazionale fra Fratelli d'Italia e il resto del centrodestra. Assolutamente sì. Allora, su questa nuova scadenza del 2025, ampare eccessiva, da quanto so io, dovrebbe rimanere, credo, ancora fino a giugno, spero anzi a fine mese, che finisce lo stato di emergenza, che lo tolgano. Mi devono spiegare perché, finita l'emergenza, lo stato di emergenza, è necessario avere ancora la certificazione verde. Questo non l'ha ancora capito qualcuno, però vediamo nelle prossime settimane cosa succede. È anche vero che chi ha ricevuto la terza dose ha questo Green Pass illimitato, perché non è prevista una quarta dose, quindi quella certificazione verde non ha scadenza. Quindi non saprei neanch'io dire esattamente cosa succederà. Vediamo cosa deciderà il governo. All'interno del centrodestra, la Lega ha anche espresso molte volte perplessità su questo strumento, sì. che non ha senso, e ovviamente Fratelli d'Italia invece ha avuto proprio una posizione, ha fatto una costante opposizione contro la certificazione verde, sia al Parlamento, sia nelle regioni e nei comuni. Una posizione che non significa che noi non rispettiamo le regole o che siamo contro le vaccinazioni o via discorrendo. Noi siamo convinti che questa certificazione verde non serva più, non serva per accedere al posto di lavoro, per accedere ai negozi, una cosa incredibile. E quindi anzi è stata lanciata a livello nazionale un'iniziativa, una raccolta firme contro il Green Pass, un'iniziativa che viene spiegata anche sulla pagina Facebook dell'onorevole Meloni, un'iniziativa di Fratelli d'Italia che noi riproporremo sul territorio. Ribadiremo, come stiamo già facendo. Abbiamo un po' di problemi con il collegamento con l'assessore Matteoni. Adesso cerchiamo un attimo di... pronto? Ci siamo? Sì, ci siamo? Va un po' meglio, va un po' Eccoci? Meglio. Sì, sì, perfetto. Ottimo. Sì. Ecco. No, abbiamo ancora dei problemi. Allora facciamo così, in attesa di eventualmente ripristinare il collegamento, visto che parlavamo proprio di Green Pass. Allora, c'è una telefonata? No. Ok, allora facciamo vedere l'appello che il direttore generale di Confartigianato Trieste, Enrico Eva, ha lanciato dai nostri studi qualche giorno fa, ospite durante una diretta pre-telegiornale, proprio sulla questione Green Pass sul posto di lavoro. E poi dopo eventualmente vediamo di ripristinare il collegamento con l'assessore. Sentiamo quello che ha detto Enrico Eva giorni fa. Allora, il 31 marzo finisce lo stato di emergenza. Riteniamo che dal 31 marzo deve essere sospesa ogni gestione del Green Pass. Cioè, come scade lo stato di emergenza, conseguentemente siamo assolutamente disponibili a ragionare all'utilizzo delle mascherine in ambienti confinati, quindi in ambienti chiusi, ma proseguire con una gestione del Green Pass, che tra l'altro ho visto oggi l'idea del sottosegretario al lavoro, sotto i 50 anni no, lasciamo liberi per venire al lavoro, sopra i 50 anni invece sì, cioè allora, non dobbiamo inserire alcun elemento destabilizzante in un momento internazionale che è assolutamente già destabilizzato. Quindi l'Italia termina al 31 marzo lo stato di emergenza e conseguentemente e onestamente deve terminare anche la gestione collaterale del Green Pass, perché altrimenti le imprese nostre mancano forza lavoro, cioè la piccola impresa è sprovvista di forza lavoro. In questo momento non ce lo possiamo permettere il lusso di tenere a casa lavoratori che hanno fatto, ma non torniamo a discutere, scelte diverse. Allora, questo appunto diceva ieri, diceva qualche giorno fa
Enrico Eva, proprio sulla questione, assessore, non so se lei forse sì, è a conoscenza anche delle posizioni di Enrico Eva, forse avrà visto, non occorre che le rispieghi quello che Eva ha detto, ma insomma in sostanza ha detto sul posto di lavoro quando scade lo stato d'emergenza è inutile tenerlo, insomma. Sì, sono perfettamente d'accordo e anche la posizione di Fratelli d'Italia, come dicevo prima, non so se si è sentito parte del mio intervento, e quindi assolutamente anche molti virologi hanno ribadito l'inutilità di questa certificazione in questo stadio della pandemia e soprattutto col numero di vaccinati, quindi è assolutamente una misura da abolire e non deve essere più riproposta. Posso lontanamente capirlo per i viaggi internazionali, che ci sia un controllo, un tampone di screening, però non si può andare avanti con una certificazione verde, soprattutto qui in Italia, in arrivo c'è la bella stagione, i ponti, la settimana di Pasqua e ovviamente tutta la stagione estiva. E noi manteniamo queste misure incredibili e il resto d'Europa le stanno eliminando, quindi è una situazione inaccettabile per l'Italia e il Green Pass va abolito. Allora c'è una mail, dice: volevo chiedere all'assessore se non sarebbe più utile, piuttosto che grandi opere, insistere con le manutenzioni. C'è anche l'esempio del parcheggio di via Pitacco, che da quando è stato costruito 25 anni fa le ringhiere e gli stalli non sono mai stati verniciati. E poi dice anche: cominciamo a costruire cose utili ai cittadini, esempio Gabinetti e Vespasiani. Insomma, vabbè, sì, sono utili soprattutto per chi ha determinati problemi, ma insomma... Allora, le grandi opere servono per una grande città. Di questo sono molto convinta. Trieste ha un potenziale enorme sia per la posizione geografica sia per come è stata costruita la città. Penso a tutta l'area di Portovecchio, che adesso è anche sotto cantiere. Noi stiamo facendo delle importanti opere di urbanizzazione appunto per rendere l'area più fruibile in futuro anche alle grandi aziende. Quindi le grandi opere si accompagnano anche a una crescita dell'economia sul territorio e sulle opportunità che servono a tutti e soprattutto alle future generazioni. Noi dobbiamo ricordare che Trieste ha anche una necessità di rivedere tantissimi nuovi residenti, nel senso che abbiamo una popolazione molto anziana, le coppie giovani purtroppo non sono tantissime, c'è un calo demografico molto importante, quindi lavorare su grandi opere, su aumentare l'attrattività del territorio è fondamentale per rendere anche la nostra Trieste sempre più attrattiva e perché non, anche nel lungo periodo aumentare poi i nostri servizi educativi e renderla anche Trieste città della famiglia, che è un po' il mio pallino. Quindi le grandi opere servono in questo senso qui. Le manutenzioni ordinarie vengono fatte, soprattutto sulle strade, è stato fatto tantissimo nella scorsa consigliatura e adesso sono sicura andranno avanti. Stiamo facendo un grande lavoro per quanto riguarda i fondi del PNR per andare a intervenire su tantissime situazioni, penso all'annuncio che ha fatto la collega Savino sui milioni che abbiamo chiesto per la riqualificazione del giardino pubblico di Villa Revoltella. Noi abbiamo chiesto come edilizia scolastica assieme all'assessore Lodi tantissimi finanziamenti per rifare asili, per le palestre, quindi la manutenzione e anche la riqualificazione di importanti siti qui a Trieste e al centro ovviamente dell'operato di questa giunta, e andremo avanti di questo passo. È ovvio che se ci sono delle situazioni un po' critiche, io personalmente del parcheggio di via Pitacco non ne sapevo molto, si può sempre fare anche una segnalazione, perché serve
agli uffici tenere d'occhio anche certe situazioni, perché il comune non può, è impossibile che abbia occhio ovunque su tutto il territorio comunale, quindi anche una bella mail o una segnalazione direttamente all'URP che dopo viene girata agli uffici competenti può essere una soluzione. Altrimenti abbiamo anche, ricordo, le circoscrizioni, Fratelli d'Italia è presente in tutte le circoscrizioni di Trieste, dalla prima alla settima, quindi i nostri rappresentanti sono a disposizione di tutti i cittadini per questo tipo di segnalazioni che dopo loro prenderanno in carico e condivideranno poi con gli assessori e gli uffici competenti. Sentiamo, c'è una telefonata, buongiorno. Buongiorno Bosazzi. Buongiorno, prego. Senta, volevo dire a questa signora che parla tanto, senza dire niente, se per favore possono pensare alla loro tipo, buchi di marciapiedi, io sono a letto con un femore rotto e con un già da 2 mesi per i marciapiedi di via ginnastica, che non mi venga a parlare di stupidaggini come sta parlando, che non c'entrano niente con quello che ha a che fare Trieste, quando la vera piaga di Trieste sono i marciapiedi. Grazie. Ok. Io capisco anche la situazione della signora, però insomma, io vi prego sempre di assumere dei toni abbastanza moderati. Ecco, insomma, la signora che è nostra ospite è l'assessore comunale all'educazione, insomma, quindi voglio dire, cerchiamo di comportarci bene, ecco, insomma, perché capisco determinate cose, però alcuni toni non mi si confanno. Prego, assessore. Sì, mi dispiace veramente sentire questi toni, come ha detto Umberto. Sinceramente non so cosa abbia detto di sbagliato, quali ho esternato delle posizioni, delle politiche che sta portando avanti il comune. Si può essere d'accordo come non essere d'accordo, e quindi vabbè, comunque il mondo è bello perché è vario. Per quanto riguarda i lavori pubblici che si sono fatti a Trieste, ricordo che sono stati investiti tantissimi milioni per questo tipo di attività, quindi per il rifacimento di marciapiedi, per rimettere a posto tantissime strade, quindi che non si sia fatto nulla, sinceramente, o che si provi a far passare che le notizie che sto dando siano fuffa, aria fritta, assolutamente è falso e non mi trovo assolutamente d'accordo. Per quanto riguarda la segnalazione su via ginnastica, semplicemente basta fare una segnalazione, ci sono dei punti in cui via ginnastica ha dei buchi, ha un pavimento dissestato, si fa una segnalazione al comune che interverrà, uno, per mettere in sicurezza l'area e successivamente per intervenire. C'è un'altra telefonata, pronto? Buongiorno Bosazzi. Buongiorno. E buongiorno l'assessore. Assessore, buongiorno. Mi scuso personalmente con lei per quello che ha detto la signora, perché veramente non è civico, eccolo, veramente. Ricordo alla signora che durante la precedente consigliatura sono stati rifatti 300 chilometri di marciapiedi a Trieste, l'ha fatti il sindaco di piazza. Allora invece, assessore, io volevo parlare di una cosa che interessa personalmente il suo assessorato. L'opposizione dice in continuazione che bisogna fare educazione di strada. Io sono ignorante, non riesco a capire che cosa vuol dire educazione di strada, perché se ci sono dei minorenni che girano col coltello in tasca, allora bisognerebbe la polizia, perché di notte i nostri non ci sono, la polizia locale, fare delle perquisizioni in continuazione. Dove sono queste famiglie, se hanno le famiglie?
perché la maggior parte di quelli che hanno il coltello in tasca sono extracomunitari. Le famiglie non so se esistono, se non esistono, o chi deve accudire a queste persone se sta attenta che quando rientro. Io mi ricordo perfettamente alla mia età, si diventava maggiorenni a 21 anni e mio padre mi ha detto no, tu non prendi la patente, sintanto non sarai responsabile di te stessa. Un giorno sono andata a casa, e questo è per Bosazzi, che conosce benissimo i film, c'era il dottor Zivago, ho dovuto, che è un film molto lungo, ho dovuto lasciare il film a metà per correre a casa a 19 anni alle 9 di sera. Allora io dico, educazione di strada, se può essere sintetica, non voglio portarle via tanto tempo, che mi dica che cosa vuol dire educazione di strada. Grazie. Casomai poi lo chiediamo anche alla professoressa Paglia del PD, che è la nostra ospite successiva, quindi magari sentiamo anche quello che dirà lei. Però prego, assessore. Allora, gli educatori di strada sono di competenza dell'assessore Pidi, è un progetto sociale che appunto individua dei professionisti o comunque delle figure qualificate e professionali che dovrebbero stare nei luoghi critici e cercare di dare delle risposte, la sto semplificando molto, alle esigenze e ai disagi di alcuni gruppi che non accettano di far parte di un progetto educativo. Penso, non lo so, tutti i ragazzi che stanno in strada casomai sulle scale invece di passare del tempo nei ricreatori, faccio un esempio banalissimo. E quindi ci sono si attivano in base alla situazione specifica dei percorsi di partecipazione attiva, di eventualmente supporto anche psicologico, ma in maniera un po' soft, in modo tale da coinvolgere questi ragazzi e instradarli in un percorso propositivo di partecipazione collettiva. Questo a grandi linee. È un progetto che è stato richiesto più volte e che è stato individuato come uno dei possibili soluzioni per questo tipo di situazioni di disagio di piccoli gruppi che non si stanno integrando e che, come diceva la signora, molte volte sfociano si organizzano per fare atti di vandalismo e nel peggiore delle situazioni vanno in giro con delle armi e ovviamente mettono in pericolo loro stessi e gli altri, quindi una situazione molto molto critica. Per quanto riguarda servirebbe senza dubbio più presenza sul territorio della polizia, ma come sappiamo a livello nazionale l'attenzione del governo in questo momento non è altissima, quindi noi dobbiamo organizzarci con le forze che ci sono sul territorio e cercare di dare appunto delle soluzioni. Io spero davvero che col tempo, è anche finita la pandemia, quando ci saranno anche più opportunità ancora di culturali, come dicevo all'inizio della puntata, e di aggregazione, questo tipo di fenomeni vadano ovviamente ad affievolirsi. Posso chiedere, assessore, la questione cabinovia, la appassiona? Sinceramente, allora, da amministratore dovrei dire di sì assolutamente, però è la ritengo un'opera così importante, un'occasione per Trieste, che non capisco a volte tutte le polemiche che ci sono dietro. Quindi questo dibattito continuo, che ci deve essere, per l'amor di Dio, è giusto che i cittadini esprimano le loro intenzioni, le loro opinioni, però questo dibattito a me non interessa. Sono molto convinta del progetto Cabinovia, sono convinta che sarà un'opportunità per Trieste. Sono stati fatti, appunto, partecipato a diversi momenti di incontro organizzati dal comune, anche con l'ingegner Bernetti, che è quello che ha sviluppato l'idea, e sinceramente io credo che tanti non siano in disaccordo proprio perché non è stato
capito fino in fondo questo importante progetto, un tanto in progetto che oltre a portare 48 milioni sul territorio, quindi sarà un'iniziativa molto importante anche da quel punto di vista lì, darà un aiuto per quanto riguarda sia il trasporto, sostenibilità, quindi parliamo di sostenibilità, sia anche in chiave turistica, darà sicuramente un più alla città di Trieste. Io credo veramente che vadano approfondite, quando si hanno questi tanti dubbi, vadano approfondite in maniera puntuale tutte le cose. C'è un sito sulla Carbinovia, ovviamente messo in piedi dal comune, dove spiegano tutti i passaggi che sono stati fatti per arrivare a questo progetto, spiegano quali sono appunto i risvolti economici positivi, quali sono ovviamente le criticità, perché ogni progetto ha le proprie criticità, e quindi secondo me è un progetto proprio da portare avanti e da sostenere. Non sento più, non la sento. No, non sento. Vi vedo, ma non vi sento. Mio, penso che adesso sì. È un problema di microfono mio nel momento stesso in cui avevo realizzato che non c'erano più tacche sulla batteria del microfono, il microfono mi ha abbandonato. Boh, vabbè, insomma, succede. Del resto, secca dirlo perché è una frase fatta, ma siamo in diretta, per cui devono succedere queste cose. Allora, assessore, c'è una c'è una mail dove ci sottopongono per esempio le questioni dei problemi di altura. Dice il giardino implode su se stesso, non c'è più il giardino virtuale, è cambiato l'uso del vecchio centro commerciale che oggi è in stato di abbandono, quindi questo nostro telespettatore dice guardate che ad altura c'è questa situazione qua. Anche qua, per certi aspetti comprensibilmente, il telespettatore contrappone questa realtà ai discorsi sulle grandi opere. Sì, Altura ha delle difficoltà, come sappiamo, che si sono accumulate negli anni, che sono iniziate, da quanto mi è stato raccontato, proprio dal momento in cui sono andati via il supermercato e altre attività commerciali. Da lì è iniziato tutto un problema di servizi proprio su quell'area. Un'area che è molto popolata, che ha bisogno ovviamente di avere tantissimi servizi, e tante volte il sindaco di piazza si è ripromesso e si è fatto anche, si è reso disponibile per trovare delle soluzioni nel lungo periodo. Nel frattempo so che la collega Tonelle si era attivata per portare un mercatino ovviamente di genere alimentare una volta alla settimana. Per quanto riguarda le riqualificazioni, penso al campetto di Altura, quello sopra la piscina, sono andata a fare anche un sopralluogo con gli uffici, ho interessato la collega Lodi su questo importante campetto, che è un luogo importante di aggregazione. Interverremo sia con una importante riqualificazione anche artistica, quindi assolutamente per quanto possibile da parte mia, per quanto afferisce al mio assessorato, sarò sempre in aiuto ovviamente a questo importante rione, io lo chiamo ovviamente rione. Quindi assolutamente il comune di Trieste sa che c'è una situazione appunto da affrontare molto particolare d'altura, e sono sicura che in questi anni arriveranno delle nuove opportunità e ci saranno fatti importanti interventi. Tra l'altro, poi dopo andiamo in pubblicità, è una riflessione che mi veniva in mente adesso. Molto spesso, come posso dire, per questo tipo di problematiche che riguardano appunto zone della città relativamente circoscrivibili, mettiamola così,
se si è arrivati poi a, a trasformare o comunque insomma a far perdere a una zona come quella di Melara quello stigma che aveva fino a qualche anno fa, dovrebbe essere anche non così difficile intervenire su, su una zona come Altura. Sì, io ripeto, il Comune di Trieste farà tutto il possibile. Io spero anche che ci siano delle nuove opportunità per riportare a delle attività che diano servizi. Io ci credo veramente, confido veramente che si trovi una soluzione. Su Melara, come si ricordava, sono state fatte importanti interventi e io credo che sarà possibile farlo anche ad Altura. Penso anche, dato che io ho anche il servizio biblioteche, faremo un importante, è stato già a buon punto, un importante intervento di riqualificazione. Proprio a Melara verrà, spero, entro maggio, inaugurata la nuova biblioteca di pubblica lettura Rozzol Melara, quindi un punto che diventerà fondamentale, che avrà una piccola emeroteca dei tanti libri e la possibilità poi di svolgere attività estive, proprio per dare anche un impulso importante a tutto il complesso di Melara. Quindi sì, confido davvero che si trovi una soluzione quanto prima. Allora andiamo in pubblicità, poi saremo con l'assessore Matteoni ancora per una quindicina di minuti. Abbiamo ancora, come dicevo, un poco più di 10 minuti da passare con l'assessore Matteoni. L'assessore Matteoni è anche responsabile delle pari opportunità. Sì. E quando si parla di pari opportunità nella prima settimana di marzo si va fatalmente a parlare di questioni che hanno a che fare proprio con l'universo femminile. Assolutamente sì, per l'occasione della giornata internazionale della donna il Comune di Trieste ha effettuato, appunto, ha costruito grazie a tantissime associazioni un calendario fitto di eventi che vogliono raccontare il ruolo della donna e di quello che la donna può dare al territorio e alla società, quindi un calendario davvero ricco che è consultabile sul sito del Comune di Trieste. E parte di questo calendario anche, ricordo, il progetto Stereotipi, il progetto che ha ideato proprio l'assessorato, frutto di un vecchio progetto della Commissione Pari Opportunità del Comune di Trieste, che praticamente su 10 autobus cittadini, probabilmente l'avrete visto in questi giorni, vengono lanciati dei messaggi per far riflettere la cittadinanza sugli stereotipi di genere, quindi sulla violenza che c'è stata adesso durante l'emergenza Covid, sui femminicidi e anche sull'indipendenza economica che rende libere ovviamente le donne nel fare tutte le scelte che vogliono fare. Quindi un calendario molto importante e che, ripeto, è consultabile sul sito del Comune di Trieste. Sono eventi che sono sparsi per tutta la città, quindi bisogna andare proprio a leggerseli e andare poi a vedere le date e gli orari degli eventi. C'è anche un'iniziativa che ha a che fare con i giovani, no, Assessore, che è Trieste Photolab. Sì, è un progetto che mi è stato presentato e che ho sposato subito, un progetto organizzato dall'associazione Cintofoto e Dotart, che dà l'opportunità ai ragazzi dai 18 ai 30 anni di ricevere una formazione gratuita, questa è una cosa molto importante che sottolineo, per iniziare un percorso di avvicinamento alla fotografia. Ci sono dei workshop teorici e anche dei workshop pratici, appunto, per spiegare tutto questo mondo, fantastico mondo, e l'obiettivo finale è sia avvicinare alla professione, sia dare una competenza più ai tanti giovani che potranno poi metterlo nel curriculum e avere quindi un'opportunità in più di arricchire le proprie competenze trasversali. Una cosa molto importante, soprattutto se pensiamo che al giorno d'oggi si lavora molto con la comunicazione visiva e la comunicazione attraverso i social. Quindi un progetto gratuito dai 18 ai 30 anni che si svolgerà al Polo Toti,
in Piazza del Cattedrale 4/A e partirà a breve, però c'è ancora la possibilità di iscriversi. Per maggiori informazioni bisogna andare sul sito www.triestefotolab.it oppure andare sul sito del Comune di Trieste o del PAG. E in più, proprio perché è un progetto che mi è piaciuto molto, anche perché dà l'opportunità di ricevere una formazione gratuita da dei professionisti, ribadisco che non c'è bisogno di avere una fotocamera, mm-hmm. Basta anche portare il proprio cellulare, perché si faranno anche lezioni di foto dal proprio cellulare, quindi è davvero un'opportunità molto importante e unica. Si faranno anche 3 appuntamenti dedicati ai ragazzi dei ricreatori, soprattutto verrà svolto nelle sedi del ricreatorio Pitteri e del ricreatorio Nordio, però ovviamente tutti i ragazzi iscritti ai ricreatori possono andare in quelle sedi a svolgere le attività, ripeto, gratuitamente, e anche lì ci saranno questi 3 appuntamenti per avvicinare i ragazzi al mondo della fotografia, quindi un'occasione molto molto importante che voglio pubblicizzare e che spero che chi stia ascoltando, che ha casomai conosce qualche giovane o che appunto ha il suo figlio iscritto al ricreatorio, ne approfitti, perché è un'opportunità davvero unica. Allora, dunque, volevo chiedere invece una cosa rispetto al SIS, di cui discutevamo prima, perché forse non gliel'ho chiesto, cioè possono, come dire, ne hanno diritto tutti, cioè qual è la condizione, insomma? Le iscrizioni si sono chiuse, c'era un avviso sul sito Trieste Scuola Online dove c'erano anche le possibilità di iscriversi ovviamente ai nostri media, alle nostre scuole di infanzia, e noi adesso stiamo facendo appunto sono state pubblicate le graduatorie. E dopo, per informazioni ulteriori, consiglio di chiamare direttamente gli uffici, che potranno anche dire nel corso dell'anno se ci sono state delle rinunce, se è possibile iscriversi ulteriormente al SIS. Quindi in questo momento ovviamente la situazione è chiusa, diciamo, appunto c'era tempo fino, mi sembra, a fine gennaio, 28 gennaio, per iscriversi. Adesso ci sono le graduatorie e dopo da lì vediamo chi appunto nel corso del tempo ci rinuncia o cambierà idea, e dopo da lì probabilmente ci sarà la possibilità di provare a rifare l'iscrizione. Allora, Assessore, io la ringrazio per essere stata nostra ospite. Buon lavoro. Grazie a voi. Buon lavoro davvero. Grazie. E adesso, per preparare il cambio ospite, facciamo rivedere il servizio che Laura Buccarella ieri ha realizzato a Monfalcone, dove c'è stata appunto questa convention cui lo stesso Assessore Matteoni ha accennato. Grazie ancora, Assessore, e buona giornata. Sì, ero anche lì presente, proprio siamo andati in una bella delegazione di Trieste. Ah, c'era anche lei. Sì. Ok. Grazie, Assessore, buona giornata, buona domenica. Grazie a voi, buona domenica. Può partire il servizio. Un confronto a tutto campo all'incontro degli amministratori e degli eletti organizzato da Fratelli d'Italia a Monfalcone. 3 i temi principali dei tavoli di discussione: quelli di stringente attualità, dell'ambiente, del lavoro e l'ultimo squisitamente politico, di analisi del ruolo del partito di Giorgia Meloni all'interno della coalizione di centrodestra. Il lavoro è un tema di fondamentale importanza, io me ne occupo alla Camera dei Deputati ormai da 10 anni. E dobbiamo capire come cercare di non farci scappare, non farci scippare aziende, dobbiamo far capire alle persone che le aziende, soprattutto le multinazionali, non possono in una notte delocalizzare non dall'altra parte del mondo oramai, ma dall'altra parte dell'Europa fondamentalmente, e quindi cercare anche in Europa di battere i pugni affinché ci sia un mercato del lavoro più equo. La sovranità energetica, ma anche la sovranità produttiva, tutta la sovranità sulle materie prime, e quindi sono tutti problemi che Fratelli d'Italia solleva da anni, e in risposta veniamo accusati di populismo, sovranismo, tutta una serie di ismi a seconda della vicinanza delle elezioni. Oggi ne parlano tutti. Beh, Fratelli d'Italia sta crescendo molto, ovviamente siamo tutti particolarmente felici, soprattutto perché riteniamo che
questo risultato possa dare stabilità al centrodestra e quando riusciremo finalmente ad andare a elezioni, al servizio dell'Italia, potremo rendere questa quota di stabilità utile a tutta la nostra comunità, fermo restando che c'è una fase un po' critica, dialettica di rapporti che non colpisce soltanto il centrodestra ma anche il centrosinistra, perché la politica deve trovare la forza per riformarsi e per essere più coerente. Allora, abbiamo cambiato ospite e come annunciato è con noi la professoressa Maria Luisa Paglia, che è anche componente la direzione provinciale del Partito Democratico. Quindi noi oggi utilizzeremo la professoressa Paglia in due modi, nel senso è come componente appunto la segreteria del PD, ma anche come insegnante, insomma, quindi è come se la spostassimo, se avessimo preparato un'altra poltrona la faremmo spostare anche dall'altra parte. Allora intanto grazie per essere venuta a trovarci. Partiamo subito da un discorso di estrema attualità, che è quello che riguarda appunto i bambini, i minori che arrivano dall'Ucraina e che, ne discutevamo anche un attimo prima con l'assessore Matteoni, dovranno anche essere inseriti nel sistema scolastico. Qual è lo stato dell'arte? Voi ne aspettate qualcuno, tra l'altro mi pare di capire. Sì, già nelle scuole da lunedì ci saranno degli inserimenti. Allora, io posso esprimere sia come docente che come tutore di minori stranieri non accompagnati iscritta al Tribunale dei Minori di Trieste. C'è una grande emergenza, già eravamo in sofferenza prima di questo conflitto in Ucraina. Friuli Venezia Giulia è una terra, una regione di confine, arrivano giornalmente dalla rotta balcanica e i tutori che prestiamo il nostro servizio volontariamente, senza nessun rimborso spese, senza nessun permesso sul posto di lavoro, siamo troppo pochi rispetto agli arrivi. Sono ragazzi che arrivano scappando da guerre, arrivano anche ragazzi dall'Afghanistan. Ricordo che in Afghanistan c'è una guerra che dura da 20 anni. Ci sono ragazzi che sono nati e cresciuti solo in questa realtà, non conoscono un mondo di pace, conoscono solo le miserie, la fame, e quindi scappano da questi conflitti. Un recente rapporto di Save the Children, che è un'organizzazione internazionale indipendente, ha fatto presente che ogni 5 ore muore un bambino in Afghanistan o viene mutilato. Ora noi stiamo conoscendo il dolore e la disperazione di questo conflitto in Ucraina, e quindi a questo si aggiungerà anche l'arrivo di bambini da questa terra. Già delle famiglie sono arrivate. Mi perdoni, perché è un dato sul quale forse non si riflette abbastanza. Ogni 5 ore in Afghanistan da 20 anni, una lunga guerra che dura 20 anni, muore un bambino o viene mutilato un bambino. Io tutore dei bambini di 10 anni, sono tutore dei bambini di 10 anni che sono sul nostro territorio nelle comunità di accoglienza, quindi si tratta di bambini. Bambini, quindi. Bambini, ecco, minori stranieri non accompagnati. Ecco. Ora, tramite questo conflitto c'è la necessità di attivarsi ancora di più, perché a questi mediamente abbiamo 1000 bambini a fronte di 40 tutori. Ecco, questi sono dei dati reperibili al Tribunale dei minorenni. Quindi se le cose fossero così, ogni tutore dovrebbe seguire 50 bambini, sì, se ha fatto bene i calcoli. Non si può, perché in realtà la legge Zamba, istituita circa 5 anni fa, prevedeva un minimo di 1 e un massimo di 3 minori per tutore. Perché? Perché la figura del tutore deve essere un garante, certo. Un garante in tutte le situazioni in cui può trovarsi un minore. Auspicando anche che si crei un rapporto affettivo, ecco, tra il minore, perché sono dei ragazzi che arrivando così piccoli da noi
poi si integrano, frequentano le scuole, trovano un lavoro, diventano degli italiani, a meno che ci sono delle situazioni in cui hanno un riferimento familiare, ma sono pochi, mm-hmm. ecco, soprattutto chi arriva da zone piuttosto lontane. Ecco, adesso già avremo... Sono più maschi o femmine? No, sono maschi, le femmine ci sono mm-hmm. una piccola percentuale, ma lì c'è un'altra situazione perché vengono dalla Nigeria, vengono inserite tramite un traffico illegale, ecco, di prostituzione. Noi come tutori collaboriamo con il servizio antitratta presente sul nostro territorio. Sono delle informazioni, delle notizie che è meglio non divulgare, ma questi ragazzi, per la loro sicurezza, questi ragazzi arrivando dalla rotta balcanica dopo un viaggio di 3 anni, cosa hanno fatto durante il viaggio? Sono stati schiavi, sono stati soggetti a tratta lavorativa o sono stati schiavi sessuali. Ecco perché arrivano e si pagano il viaggio strada facendo in questo modo. E parliamo di ragazzini di 11 anni, di 12 anni che arrivano da sole. È una realtà tristissima e se ne parla poco. Adesso arrivano anche le famiglie e i bambini dell'Ucraina, un centinaio sono già in arrivo. Allora, anche se verranno accolti, e questo grazie al buon cuore delle famiglie anche triestine e di tutta la regione, ma necessita il tutore, anche se verranno accolti dalle famiglie. Allora io vorrei lanciare un appello in questa occasione: nel mese di aprile partirà un altro corso per tutori volontari di minori stranieri non accompagnati. Si tratta di un paio di incontri in cui vengono spiegate le procedure da mettere in atto, non comporta nessuna responsabilità penale. Neanche civile, e molti pensano che devono provvedere economicamente ai ragazzi, invece no, sono ospiti presso le strutture di accoglienza, le comunità organizzate proprio per accogliere esclusivamente i minori, e ognuno fa quello che può. Se si riesce, si vede il ragazzo, si instaura un rapporto continuativo con lui, altrimenti si cerca di essere presente per tutte le necessità sanitarie, nel senso di firmare, di essere presente e capire che cosa ha bisogno, l'iscrizione a scuola, se va bene, se ha delle malattie e quant'altro. Ecco. Speriamo che questa esperienza ci faccia capire e ci faccia conoscere questa realtà che comunque esiste. Tra l'altro, no, questa realtà di cui ci occupiamo, no, è una realtà per certi aspetti, verrebbe quasi da dire nuova, anche per quanto riguarda i criteri di accoglienza a cui forse ci si era abituati, nel senso che posso supporre che molte di queste famiglie che sono andate via abbiano l'idea di ritornare e anche più possibilità di ritornare una volta che il conflitto sia finito, eccetera. Poi insomma, e anche lì, quindi, chi si occupa di queste problematiche probabilmente deve agire in modo diverso rispetto a quello a cui era abituato. Non penso che ci si debba inventare un nuovo modo d'agire, perché immagino che ci siano delle procedure stabilite, eccetera. Però credo che sia una cosa sicuramente diversa, un approccio diverso. Sicuramente questi bambini che scappano da violenze, da guerre, da discriminazioni hanno, semplicemente perché parliamo di ragazzini, hanno bisogno di trovare un ambiente accogliente, un punto di riferimento sicuro in un adulto e anche affettivo. Se ognuno, il desiderio di ognuno è quello di tornare nella propria terra, però se provengono da conflitti decennali, è quasi impossibile pensarlo a breve scadenza. In questo caso sappiamo già che le famiglie vorrebbero tornare nelle loro case, ma la condizione di profugo
non dà certezze. Quindi noi come tutori continueremo a fare quello che facciamo come volontariato, come senso civico. Io dico sempre che siamo dei genitori, abbiamo una genitorialità civica. Ecco, sì, è un modo sì. di essere genitori, di pensare a questi ragazzi che si trovano sballottati in una cultura diversa, in una lingua diversa, delle abitudini, e provengono non da una situazione tranquilla. Se pensiamo che i nostri giovani nel periodo dell'adolescenza attraversano dei momenti difficili, ecco, questi ragazzi, oltre al periodo proprio fisico che attraversano, si trovano ad avere già un vissuto e delle esperienze terribili alle spalle di violenze e di discriminazione, anche perché minori stranieri si parla non soltanto di ragazzi che scappano dalla guerra, ma che scappano perché sono soggetti a persecuzioni razziali, religiose, in base alle loro scelte sessuali. Ecco, quindi situazione sempre di disperazione. Scappare dalla propria terra, lasciare la propria famiglia quando c'è, o lasciare la propria casa quando c'è, insomma, non sono scelte facili, sono scelte determinate dalla disperazione, dal dolore, e quindi è un fatto umano di accogliere queste persone. Volevo farle vedere, professoressa, questa immagine che appare oggi sul Corriere della Sera, ma che credo insomma, sì, ecco, abbia fatto un pochettino anche il giro del mondo. C'è questa bambina che è stata fotografata la foto risale al 22 di febbraio, quindi credo pochi giorni prima dell'inizio della guerra. Il padre dice che ha scattato questa foto per far vedere che cosa si sarebbe diventati durante la guerra. Le chiedo, un'immagine come questa aiuta a comprendere qualche, destabilizza, complica l'analisi? È vero che siamo viviamo in una realtà dove le immagini corrono con una velocità incredibile e delle volte anche in qualche modo sfuggono di mano per certi versi. Che cosa dovrebbe dirci questa foto? E beh, questa foto sicuramente ci esprime, come ha detto lei, la velocità con cui arrivano le immagini, ma con cui arrivano delle realtà che si trovano in un posto lontano da noi. Però da genitore, io penso che qualsiasi genitore che guardi questa immagine non potrebbe desiderare una situazione simile per il proprio figlio o la propria figlia. Anche sospettando che sia stata fatta una posa ad hoc dal genitore, ecco, però è un messaggio di una realtà terribile. I bambini dovrebbero solo, a scuola si insegna ai bambini i diritti internazionali, si fanno dei percorsi anche con dei disegni. Cosa loro devono vivere in quell'età? Loro devono vivere il gioco, devono vivere l'istruzione, la scuola, non dovrebbero neanche sapere utilizzare o avere in mano un'arma. Ecco, questo è un messaggio duro, scioccante, però io auspico che questo ci metta di fronte ad una realtà. Le guerre, non esistono guerre giuste o guerre ingiuste. Ecco, come devo dirlo, non ci sono pro, perché le guerre giuste e ingiuste poi danno, causano queste situazioni anche di profughi, e quindi non ci sono profughi. Un profugo è un profugo, è qualcuno che ha bisogno, è qualcuno che scappa causa la disperazione. E questa immagine ci mette di fronte altre immagini. Nel tempo abbiamo visto, ci sono i bambini della Palestina che si difendono con le pietre, con i sassi. Sicuramente il fatto di sentire e di vedere giornalmente, seguire minuto per minuto una guerra a noi vicina, qua in Europa, lo possiamo dire, ci colpisce in un modo particolare. Però qualsiasi guerra che succeda nel mondo lei ha toccato un tasto che magari approfondiremo nella seconda parte, perché avremo un po' più tempo. Adesso le chiedo invece questo, è un discorso che facevamo assieme a un collega la scorsa settimana, no? E che riguarda fondamentalmente anche la nostra coscienza professionale, se crede. Cioè, si diceva, in queste circostanze
Noi possiamo far vedere le immagini dei bambini? Noi sappiamo che esistono delle leggi di tutela dei minori per quanto riguarda appunto la possibilità di far vedere i minori in televisione, nei servizi, eccetera, tant'è vero che magari forse la gente non lo sa, ma nella maggior parte dei casi quando si va a fare un servizio nelle scuole dove ci sono delle manifestazioni, eccetera, i genitori vengono preavvertiti della presenza della televisione e quindi danno il loro assenso a che il bambino venga ripreso, eccetera. Qui non è che quando si fanno delle immagini, non so, dei bambini che arrivano in pullman, eccetera, non è che puoi chiedere ai genitori, figuriamoci, quella è l'ultima delle loro preoccupazioni probabilmente, però ci sono due scuole di pensiero, no? Dovremmo oscurarli oppure dovremmo proprio farli vedere, perché proprio nei volti dei bambini si legge la crudeltà, si legge il dolore meglio che per esempio nei volti delle persone adulte. Ma io penso che bisogna sempre ricercare una situazione di equilibrio e distinguere il contesto. Allora, in una situazione preorganizzata come un percorso scolastico, noi insegnanti, la scuola in genere chiede l'autorizzazione alla divulgazione di immagine, però solo in ambito scolastico per motivi didattici, una gita di istruzione, sì, ecco. Sì. Ed è chiaro che non si possono utilizzare le immagini dei bambini io da tutore non fotografo mai i miei minori, sono anni che faccio il tutore, però in una situazione anche di giornalistica come questa, voi giornalisti vi trovate sul confine, ci sono gli arrivi, è giusto testimoniare, oppure i giornalisti di guerra, è giusto testimoniare, allora non è una situazione organizzata, certo, predisposta ad hoc, per cui in quel caso lì è giusto non riprendere i bambini, perché verrebbero strumentalizzati per un argomento, per uno scoop, per un progetto, un percorso, però se questa è una testimonianza insieme ad altre testimonianze, io penso che sia giusto, perché sarebbe come eliminare una parte della verità, una parte della realtà. Quindi distinguere il contesto è un equilibrio, come in tutte le cose, è una scelta equilibrata. Questo per farle capire che anche noi giornalisti delle, certo, volte ci poniamo delle domande anche etiche. Allora, ci vediamo dopo la pubblicità e affrontiamo un altro discorso che parte dalle parole della professoressa Paglia, e non è nemmeno questo un discorso facile da instaurare. Allora, rientriamo in studio assieme alla professoressa Maria Luisa Paglia del Partito Democratico. Intanto c'è una telefonata? Oh, vedevo allora, però c'è una mail, c'è una signora, io non dico mai il nome e il cognome perché non mi pare, comunque dice: come posso contattarla per la richiesta che ha fatto? Credo sia per la necessità di, un, sì, di nuovi tutori, ecco, insomma, come si fa? Allora, innanzitutto posso dirlo, alla fine del 31 di questo mese ci sarà un incontro presso il CNUP alle 17.30, sarà pubblicizzato l'evento, in cui ci sarà la presenza di due tutori, la loro testimonianza, e ci sarà la presenza del giudice onorario che fa le veggi della dottoressa Garlatti, che ora è andata a Roma come garante nazionale dell'infanzia e dell'adolescenza, e spiegheremo, daremo tutte le indicazioni. In ogni caso, non so, posso lasciare una mail, si può dare qualcosa, un riferimento? Eventualmente magari durante la prossima pubblicità darò anche il riferimento del dottor Prodam, sì, per mettersi in contatto. Okay, bene, okay. Sono contenta, ecco, di questo. C'è questa signora, adesso, ma sì, forse sì, possiamo anche, la signora Isotta, dai, rimaniamo soltanto al... Sì. Che grazie, ha un nome, signora Isotta, allora. ha un nome che, sì, ispira simpatia. Ecco, bene, insomma, bello. Allora, lei ha toccato prima, e qui magari adesso non parla il tutore, usciamo da questo ruolo, spostarsi dall'altra parte. Lei ha toccato un tasto che è abbastanza fondamentale, e ne abbiamo discusso anche un paio
l'altra settimana c'era, sabato, no? Mattina, sabato, la manifestazione. Sabato mattina dell'altra settimana. Cioè questa sensazione che già si capta un pochettino che ci siano dei, come possiamo dire, dei profughi di Serie A e dei profughi, diciamo insomma le cose anche con una certa crudezza, dei profughi di Serie A e dei profughi di Serie B, cioè dei profughi che, è, uso un termine che non è elegante, che fa figo accogliere, e dei profughi dei quali possiamo tranquillamente dimenticarci, fatto salvo che poi dopo, e lo sappiamo benissimo, che in alcune realtà anche della nostra città, poi le persone che si occupano anche in qualche caso dei nostri anziani, eccetera, hanno tutti quanti nomi che si capisce benissimo che arrivano. Allora lì vanno bene, e vabbè, insomma. Bene, allora, questo è un argomento, un punto dolente. È un punto dolente. Allora, partiamo dal presupposto che è quasi umano interessarsi di quello che succede dietro l'angolo di casa nostra. Però c'è una realtà che non si può far finta di vedere. E diciamo che è solo la punta dell'iceberg quello che sta venendo fuori. In Ucraina, per esempio, ci sono ragazzi stranieri che sono accolti anche lì come minori stranieri non accompagnati. In Ucraina ci sono ragazzi che studiano all'università e non sono europei. Allora, i media lo hanno riportato, hanno avuto delle difficoltà, in alcuni casi sono dovuti intervenire, come per esempio l'ambasciatore della Nigeria, per far partire quei ragazzi, perché hanno fatto delle scelte, hanno dato la priorità ai ragazzi, anche ai minori, oltre che alle famiglie ucraine e non straniere. Allora, noi siamo in Europa, non è possibile vedere e ascoltare ancora questi eventi basati sulle discriminazioni, soprattutto in un momento di dolore. Devo inserirmi di nuovo nel ruolo di tutore. Se io sono un tutore e mi arriva un bambino pakistano, ucraino, afgano, ma anche come insegnante, un bambino è un bambino. Ma se possiamo allora andare dal bambino all'essere umano, all'adulto? Un essere umano è un essere umano, indipendentemente dal colore della pelle, dalla religione professata, dal sesso e dalla nazionalità. Allora, sono anni che dalla rotta balcanica, come anche dal Mediterraneo, arrivano profughi, arrivano persone che scappano da vari generi di violenze e di conflitti. È doloroso e a volte si preferisce non vedere, però l'Europa dovrebbe prendersi le sue responsabilità. Non eliminiamo i profughi innalzando muri sempre più alti o mettendo filo spinato. Dobbiamo, fino a quando ci saranno i conflitti, ci saranno i profughi, e questo dura da millenni nella storia, chi ha studiato lo sa. E quindi bisogna sempre più adoperarsi per la diplomazia, per la pace, per la civile convivenza, e iniziare a capire che le diversità non sono delle inimicizie, le diversità siamo naturalmente diversi, e tutto ciò è un arricchimento per tutto il pianeta, per tutti i popoli. Ecco. Siamo alla prossima telefonata, buongiorno. Ecco, sì, buongiorno. Buongiorno, prego. Allora, diciamo che è un argomento un po', diciamo, delicato, no? Però evidentemente questo aspetto del... Può parlare un pochettino più forte? Sì, ho detto, questo argomento del profugo di Serie A, di Serie B, è evidente che in questo momento si fa ancora più accentuato, anche perché, diciamo, i cugini che sono da parte est dell'Europa hanno forse una vicinanza maggiore a quello che era proprio anche l'aspetto culturale, etnico, eccetera, di quelli che sono in Italia, no? E quello che va comunque valutato è molto semplice. La mancanza di analisi, no? La mancanza di veramente di essere reali con se stessi e veri, no? Cioè, abbiamo accettato i profughi dell'Africa, dall'Afghanistan, profughi che comunque erano un po', chiamiamo, discutibili come identità, no?
Questi invece che vengono dall'Ucraina, li vediamo, perché li vediamo ogni giorno attraverso le immagini, sono in effetti povera gente che deve scappare dalla guerra. E guarda tu, proprio per salvaguardare la loro libertà, cosa ha detto il loro governo? Tu uomo stai a casa, cioè non vai via perché devi fare la guerra per la libertà. Allora, senza fare sofismi, andiamo di sopra di quello che è il profugo di per se stesso. C'è uno che ha bisogno, certamente lo assistiamo, gli diamo cura, eccetera, però uno che per dire io scappo dalla guerra, momento, devi difendere la tua libertà per ottenerla. Perché se qualcuno ti invade, come i russi hanno invaso l'Ucraina, e qualcuno ti invade come i russi hanno invaso l'Afghanistan, o ci sono delle bande armate che vengono dal tuo territorio in Africa, tu devi stare lì a difendere, perché questo è il valore della libertà. Noi oggi la discussione che si fa è proprio per questo, cioè dobbiamo salvaguardare la nostra libertà, che è quella proprio che ci dice io vado al fronte per mantenere i miei valori. Non scappo perché so che tanto là mi prendono cura, capito? Cioè, questo è il discorso di base, secondo me. Poi tutte le altre narrative e narrazioni chiaramente possiamo dire quante le vogliamo, ma la base è questa, no? Cioè il fatto di dire io credo nella libertà, ho 18 anni, ho 60 anni, ho quello che è, rimango nella mia nazione a difendere quello cui credo, non scappo. Questo è proprio l'elemento, okay. Secondo me, di chiave. Grazie. Perfetto, grazie anche per i toni. Perché, sì, giusto, per l'argomento. Bene, l'intervento è giusto, però bisogna tenere conto, ci sono tante variabili, ecco, idealmente è giusto l'argomento. Sappiamo che la democrazia non possiamo importarla ed è un percorso di crescita di ogni popolo. Allora, partendo proprio in modo diretto dalla mia esperienza, io sono stata tutrice di un minore pakistano. Allora, molti dicono in Pakistan non c'è la guerra, cioè adesso è stato poi invaso dai talebani quando l'esercito americano ha lasciato il territorio. Ecco, questo facendo ragazzo... Facendo una di quelle belle figure... Ecco, sì, va bene, non entriamo in questo argomento... Questo ragazzo perché è scappato? Gli hanno ucciso il padre, picchiato ripetutamente la madre, tanto ridotta in fin di vita. Allora, perché in Pakistan alcuni territori confinanti, anche prima che l'esercito americano lasciasse il territorio, erano già in mano ai talebani. Mm-hmm. Ecco. Allora, perché gli hanno ucciso il padre? Perché faceva il barbiere e perché secondo i talebani gli uomini non devono tagliarsi la barba. Siccome per sopravvivere questo uomo in Pakistan aveva questo salone come barbiere, lo hanno ucciso e li hanno bombardato. Ecco. Dopo gli hanno ucciso due fratelli, era rimasta sola la madre e allora la madre ha fatto appello a quello che poteva la famiglia e lo ha mandato via questo ragazzo. Allora, sono delle situazioni talmente differenti, forti, sì. Talmente difficili che non si può dire resta lì a combattere. Ecco. E come queste ce ne sono tante altre, anche in Africa ci sono delle situazioni, per cui non possiamo dire, questo è un discorso ideale, è come quando noi abbiamo combattuto i nostri partigiani in nazifascismo, sì, siamo rimasti qua, abbiamo combattuto, non siamo scappati i nostri antenati ovviamente, ma cioè bisogna distinguere. È lo stesso discorso che varrebbe anche per ogni esodo a questo punto, sì, no? Nel senso allora anche a mio padre avrebbero potuto dire rimani in Istria. Sì. Allora è giusto quello che ha detto il signore, l'intervento è un discorso veramente, però è ideale e bisogna capire di volta in volta di che cosa stiamo parlando e queste persone chi sono, qual è il loro vissuto, da dove provengono. Arrivano ragazzi dall'Africa dove non c'è la guerra, ma anche dal Pakistan, ma c'è la pena di morte se si è omosessuali. Io ho avuto un minore che è arrivato proprio piccolo, ha viaggiato per 3 anni perché aveva subito una violenza sessuale, non era omosessuale, ma la madre e il padre anziani hanno voluto mandarlo via perché i fratelli più grandi lo dovevano uccidere per salvare l'onore della famiglia. Ecco, allora... Quindi, sì.
di cosa stiamo parlando? Ci sono, allora, bisogna conoscerle, ci sono tante situazioni, ecco, dicevo, è una tematica poco conosciuta, ecco. Idealmente è tutto, ma non è così semplice, ecco. Bisogna capire come quello che c'è dietro. Quello che c'è dietro, ecco. Andiamo in pubblicità, poi torniamo. Ecco. Ore 20. Allora, ancora Sveglia Trieste, siamo in compagnia di Maria Luisa Paglia, che è anche componente della segreteria del PD e all'interno della segreteria del PD si occupa dell'organizzazione dell'organizzazione del partito e dei circoli. Che cosa sono i circoli? Sono le vecchie cellule del partito? Che cosa sono i circoli? Una sensazione strana, cellule. Allora, il nostro territorio... E gli era cellula, qui a Trieste, per definire quelli, come dire, quei vecchi comuni stoni, gli era cellula. Gli attivisti, ecco. Trieste è suddivisa in territori in circoscrizioni, okay. Giusto? Quindi abbiamo un partito provinciale, una sede provinciale, che poi si dirama sui vari territori, e ogni territorio c'è un circolo. Corrisponde il circolo quinto, per esempio, corrisponde al territorio di Largo Barriera Ponziana e San Giacomo, okay. E c'è la corrispondenza con la circoscrizione, infatti, okay. È così, okay. Quindi. C'è la sensazione, mi corregga se sbaglio, che un grosso lavoro che il partito dovrà fare è proprio questo, cioè di tornare in strada, verrebbe da dire. Più che questo, secondo lei però perché si è perso quella che era una tradizione? Allora, è vero che il Partito Democratico discende, mettiamola così, dal Partito Comunista, però sono passati anni tra la fine del Partito Comunista e la nascita del Partito Democratico. Mi corregga se sbaglio, credo che il PD sia nato proprio come PD, cos'era, 2007-2008? Sì, sì. Diciamo che il Partito Comunista finisce nel 90, mm-hmm. vado a spanne, quindi insomma sono 20 anni tra un evento e l'altro, però insomma nella mentalità è ancora questo. Perché il PD adesso deve proprio lavorare nuovamente sul territorio, dove e forse anche quando si è perso questo legame? Beh, allora, nel tempo la società è cambiata, ci siamo digitalizzati, informatizzati, sì. Questo è un dato oggettivo, quindi le istituzioni e anche le organizzazioni partitiche che hanno una struttura come quella del Partito Democratico deve adeguarsi a questi cambiamenti. C'è anche da dire che venendo meno il finanziamento pubblico ai partiti, sì, sì, ecco, quindi sono mancati anche quei fondi, sono mancati per mantenere delle sedi fisiche sul territorio. A Trieste ne è rimasta solo una, che è appunto quella del quinto circolo, che si autofinanzia per merito degli iscritti, questo dobbiamo dirlo, soldi personali, ecco, si paga l'affitto, diciamo, in parole povere, della sede. Quindi già questo è stato un modo di non essere presenti sul territorio. Prima a San Giacomo c'erano addirittura 3 sedi, ecco, del Partito Democratico. Vero è che quindi è cambiata la società, ci siamo trasferiti sempre di più sul digitale, allora adesso dobbiamo rimodulare questi comportamenti, questa relazione con il territorio. È importante essere presenti. Io dico che ho potuto rilevare che nell'ultima campagna elettorale c'è stata una presenza sul territorio e la gente ha risposto bene, anche se poi insomma, è andata come sappiamo.
Però questo è un suggerimento, uno spunto da cui partire, perché in quei territori dove il partito, in questo caso gli iscritti, sono stati presenti, hanno instaurato delle relazioni con gli enti, le associazioni, hanno fatto degli incontri di persona, oltre a mantenere una comunicazione sicuramente che non si può escludere in questo periodo attuale sui media, sui social, ha avuto, come dire, una corrispondenza, un attrattiva, un interesse da parte della gente, sia da parte delle attività commerciali che della gente comune. Quindi c'è da ripensare, da riformulare il lavoro dei circoli e cercare di essere presenti anche con i pochi fondi che abbiamo a disposizione, perché come tutte le grandi strutture organizzative necessita anche di una parte, di un supporto economico. E adesso il prossimo impegno, diciamo così, elettorale, poi dopo non è che la vita di un partito dipenda dalle scadenze elettorali, però insomma è certo che quantomeno nel racconto è rappresentato, soprattutto per Trieste, dove non si vota a livello, insomma, si è appena votato, insomma, sarà appunto quello delle regionali. Che rapporto c'è? Perché qualcuno potrebbe dire, boh, vabbè, regionali è un piano superiore rispetto alla vita di tutti i giorni, alla vita dei circoli. In realtà, dov'è che i circoli sono utili anche in funzione regionale ed eventualmente anche in funzione poi nazionale? Perché ricordiamoci che il prossimo anno, tra l'altro, si vota anche, cinque anni, cioè, si vota anche a livello nazionale. A livello nazionale. Allora, la mia idea è questa. In un partito, come in tante altre situazioni, la cosa fondamentale sono le relazioni umane, mettere al centro la persona. E quindi in questo senso la base che è rappresentata dai circoli, che sono quelli che sono più radicati sul territorio e riescono ad avere più il polso della situazione, dei rioni, sono molto importanti, anzi sono fondamentali, anche per quanto riguarda le regionali o le amministrative nazionali. Perché? Perché è lì che si crea il rapporto, nel rapporto interpersonale si crea il rapporto tra un partito, tra un'idea e la gente, perché è inutile dire, ancora molte persone dicono a me la politica non interessa, ma la politica è dappertutto, è anche nella scelta che facciamo quando al supermercato compriamo la frutta proveniente, le arance dalla Turchia o dalla Sicilia, stiamo facendo inconsapevolmente una scelta politica, ecco, diciamocelo. Quindi la politica è l'attività civica, è la vita di ogni giorno. E questo, in questo molto importanza ce l'hanno appunto i circoli nel modo di creare la relazione, perché è ovvio che la delega democratica prevede nell'elezione qualcuno che vada a Roma e di cui noi generalmente non conosciamo la persona, non possiamo fidarci in modo personale, però partendo dal basso, ecco, si può creare questo sistema, si può creare questo sistema di fiducia, di collaborazione, ascoltando la base, con la possibilità di rilevare in modo prossimo quali sono le esigenze della gente, perché alla fine le esigenze della gente di Rione e di San Giacomo, differenza più o meno, sono quelle del rione di Udine o di Pordenone, sì, ho capito, e di tutte le regioni d'Italia, ecco. Mettere al centro la persona, il cittadino, ecco. Questo. E questo possono farlo maggiormente e possono rilevarlo i circoli, che sono la base, secondo me sono molto importanti. L'esito delle elezioni comunali, no? Che cosa vi ha insegnato? Nel senso, dove dovete ancora lavorare?
Beh, sicuramente in questo, okay. Sicuramente in questo, riempire queste lacune. Allora, come Partito Democratico noi abbiamo una struttura veramente democratica, dico io, perché proprio con la presenza dei circoli, poi abbiamo le strutture provinciali, regionali, fino ad arrivare al nazionale. Ecco, la struttura c'è, bisogna semplicemente rivalutare la relazione umana, ecco, mettere al centro questo. Ci ha insegnato che quando si è uniti si riescono a fare molte più cose, si riesce ad andare avanti. È stata una bella esperienza in cui ho visto coinvolte tante persone. Devo dire che tramite quell'esperienza molti si sono avvicinati e qualcuno sta continuando ad avvicinarsi perché ha voglia di dare un contributo, perché quando viene valorizzato il contributo del semplice iscritto, viene ascoltato, le persone hanno voglia di partecipazione, c'è voglia di partecipare. Andiamo in pubblicità. Poi ancora mezz'ora assieme a Maria Luisa Paglia. Allora, stavamo parlando assieme alla nostra ospite, la professoressa Paglia. C'è una mail, vediamo se... Speriamo un'altra signora Isotta. No, questo è adesso intanto la leggo, eccetera. Allora, dice questa signora, riferendosi all'ultima telefonata, dice: come mai a fronte di accordi farsa come quello di Malta, l'Europa non accoglie tutti i profughi? Beh, cioè, non saprei cosa rispondere alla signora, come mai l'Europa. Io ho espresso la mia opinione. L'Europa, che è fatta dai singoli stati, dovrebbero attivarsi in modo unitario per capire queste situazioni, regolamentare, come alcuni stati come la Germania hanno fatto, regolamentare in modo opportuno l'immigrazione, anche perché è stato detto, non lo dico io, per la prima volta in svariati e mille modi, che l'Europa è un continente anziano, per essere eleganti, e che questi arrivi, anzi, ci aiutano sotto tanti punti di vista, e che necessitano, come lei aveva accennato prima, in certi ambiti lavorativi, se regolamentati, questi ingressi, voglio dire, sarebbe utile all'economia, ecco. Però non dobbiamo basare l'economia sul lavoro a nero, su un sostanziale schiavismo che ancora sopravvive, soprattutto io parlo del nostro Stato, nella raccolta di pomodori, di olive, di agrumi, ma anche nell'edilizia, sia a nord che a sud. Quindi la tematica, l'argomento è molto vasto, non si può dare una risposta unitaria. Ogni Stato deve fare la sua parte, ogni Stato fa parte dell'Europa, l'Europa non è un ente a sé. Ognuno di noi è Europa e ognuno di noi ha diritto di parola e concorrere per la risoluzione di questo problema. Non si può pensare di risolverlo così, qualcuno lo risolva da solo. Dobbiamo essere insieme. Non si risolverà, come ho detto prima, erigendo sempre più muri o filo spinato, o implementando filo spinato, fino a quando ci saranno i conflitti e le guerre, ecco. Su un problema più, cittadino, no? Oggi buona parte del dibattito si è incentrato anche sulla questione grandi opere, manutenzione ordinaria. Nel senso, molti dicono, è inutile pensare in grande quando poi i problemi sono i marciapiedi dissestati, la manutenzione appunto di determinate aree, eccetera. Come ci si dovrebbe muovere? Perché è impossibile per una città non pensare in grande, non pensare a grandi opere, che poi siano la cabinovia piuttosto che altro, magari sotto certi aspetti un altro discorso. Ma secondo lei, partendo proprio anche dall'esperienza
dall'esperienza della circoscrizione, eccetera, perché poi dopo è anche vero che magari alcune grandi opere riguardano anche le circoscrizioni, quindi è un problema molto più complesso e dettagliato di quanto possa sembrare da una mera contrapposizione grande-piccolo. Ma bisogna sicuramente procedere con il doppio canale, sul doppio canale. Una città come Trieste deve per forza, in modo naturale, avere una progettualità di ampio raggio, perché è fondamentale per la sua posizione strategica, rivolta verso l'est. Però nello stesso tempo la città è abitata da persone. Io che, come ho fatto riferimento, ho avuto un'esperienza di 5 anni come consigliere di circoscrizione, si deve occupare assolutamente sì delle piccole opere, perché sono quelle che creano benessere per il cittadino. La sostenibilità, la mobilità, l'avere vicino a 15 minuti di distanza la scuola, il piccolo negozio, l'ufficio postale, il centro civico, queste creano una vivibilità positiva, una felicità, perché dice, sì. Cioè, è la difficoltà, devo prendere la macchina, devo prendere il bus, ci impiego mezz'ora, c'è il traffico, portare i figli a scuola, tornare, andarle a riprendere. Allora, sempre lì siamo, mettiamo al centro la persona e creiamo i servizi attorno a questa persona. Di questo importantissime sono le circoscrizioni, anche per quanto riguarda le grandi opere, perché non si può che siano decise nel palazzo comunale senza aver interpellato le persone che poi lì dovranno rapportarsi con questa grande opera, qualsiasi sia la Cabinovia che un centro commerciale, indifferente. Quella parte di territorio è abitato da persone, quindi bisogna tenere in considerazione, consultare e coinvolgere nella creazione del progetto, del percorso, i consiglieri di circoscrizione, che posso dire fanno un grandissimo lavoro. A volte i documenti, anzi forse per la maggior parte, prima di arrivare in consiglio comunale, prima passano dal consiglio di circoscrizione, che esamina, che legge, che cerca di capire, e sono i consiglieri di circoscrizione, sono persone che vivono su quel territorio, quindi parlano con cognizione di causa, dopo arrivano in comune. Il comune dovrebbe tenere in grande considerazione questo lavoro che viene fatto, posso dire, c'è un gettone di presenza che equivale a un il posteggio, mi serviva per pagare il posteggio della macchina, ecco, si può dire quasi a titolo di volontariato, anzi si dovrebbero rivalutare le circoscrizioni e, perché no, dare un riconoscimento economico, io lo posso dire perché adesso non sono più consigliera, perché fanno un lavoro veramente al servizio dei cittadini e del territorio, quindi perché no, e invece sta diventando quasi un volontariato e per forza di cose c'è il proprio lavoro e non si può dedicare tutto il tempo che sarebbe utile. Ci ho detto, questione Cabinovia, avrebbe immaginato che buona parte del dibattito politico si sarebbe concentrato su questo problema? Beh, era prevedibile, come prevedibile in tutti quei casi, quando l'amministrazione non si consulta con, come ho detto in merito alle circoscrizioni, non si consulta con la cittadinanza. Evidentemente non hanno fatto i conti chi ha predisposto questo progetto, non ha fatto i conti con le vere esigenze della città. Poi ci sono delle criticità che sono state ampiamente approfondite dall'utilizzo, dalle spese, a che cosa servirà in effetti questo nuovo sistema. Quello è un fatto tecnico, ma alla gente serve questo sistema, nuovo sistema di trasporto?
è utile sentire le persone, bisogna partire da lì, bisogna coinvolgerle nel percorso di progettualità. E secondo me è utile che ci sia un referendum, perché no? Non è che i referendum devono essere, come qualcuno pensa, solo per i grandi temi che comportano una scelta a livello nazionale. Il referendum è uno strumento previsto dalla nostra democrazia, messa a disposizione per un consulto popolare, per capire la gente cosa pensa, perché se queste opere servono per migliorare la vita della gente, a volte involontariamente si pensa che possono migliorarle, invece la peggiorano. Bisogna ascoltare. Io penso che quando c'è una così larga, non voglio dire opposizione, ma manifestazione di interesse, vuol dire che alle persone interessa dire la propria opinione, e quello non possono 50.000 cittadini andare in consiglio comunale ed esprimere il loro pensiero. Il referendum sarà un modo per portare avanti il loro pensiero. Neanche fare apposta. È arrivata una mail che dice: per una città sul mare e che ha alle spalle un altopiano di circa 300 metri servirebbe non una cabinovia ma due. Adesso non capisco se c'è dell'ironia. Se c'è dell'ironia. Perché insomma, già farne una sarà complesso, figuriamoci due. Ma insomma, e poi anche giusto, come dice lei, anche le cabinovie vanno molto anche in altre città europee ultimamente, indubbiamente, però bisogna vedere in quale contesto le caliamo. Non è che se questo è, arrivano dei fondi, bisogna spenderli obbligatoriamente, tanto per spenderli, perché non dimentichiamo che quei fondi sono frutto delle nostre tasse, sono soldi che noi paghiamo, no? Non sono soldi che ci arrivano così, che ci piovono dal cielo. Quindi bisogna essere oculati anche nelle spese. Questo è un ragionamento molto semplice alla fin fine. Parliamo un po' di scuola, no? Parliamo di scuola. In questi ultimi due anni molto ci si è concentrati sulla didattica a distanza, su come poi anche le scuole hanno dovuto far fronte alla pandemia, hanno dovuto affrontare questioni anche, verrebbe da dire, specialmente nei primi mesi, giorno per giorno. Ho la sensazione che a livello di pubblica opinione questo abbia un po' distratto, ma nemmeno artatamente, credo sia anche abbastanza naturale, abbia un po' distratto da quelli che sono gli altri problemi della scuola, che non è che con la pandemia siano scomparsi, eccetera, anzi probabilmente la pandemia li ha in qualche modo acuiti. Secondo lei, adesso come adesso, quando tutta sta storia sarà finita, speriamo, e potremo storicizzarla, qual è a livello di scuola il punto da affrontare subito? I punti da affrontare subito sarebbero, vedo che dice i punti, quindi sarebbero diversi. Allora, come ben affermato lei, la pandemia ha solo messo in evidenza le criticità già presenti nella scuola. La scuola, come qualsiasi altra pubblica amministrazione del nostro Stato, non era informatizzata come si deve. Cioè sì, abbiamo il registro elettronico, ormai abbiamo dei computer nella scuola, ma il corpo docente non era pronto per questo genere, evidentemente non si poteva prevedere, per passare dall'oggi all'indomani alla didattica a distanza. Quindi ci sono stati dei tempi di adattamento, perché è stato lasciato alla cultura personale, alla formazione personale del singolo docente, riuscire a mettere in atto subito questo tipo di didattica, che la criticità qual è? Dovrebbe essere integrata, non intesa come didattica a distanza, come didattica digitale integrata nell'insegnamento. Sì, è una sottile differenza. Perché se pensiamo che già da decenni nei popoli del nord, in Svezia e Norvegia, abbiamo scuole in cui i bambini in ogni banco hanno integrato il tablet da cui l'insegnante manda
gli esercizi individualizzati a seconda delle esigenze del singolo alunno o alunna, noi siamo ancora all'età della pietra, perché le strutture edilizie non sono sorte la maggioranza come scuole, ma sono vecchi conventi, ex caserme, ex alberghi in tutta Italia, non solo nel nostro territorio, che sono state adibite a scuola. Ma abbiamo i problemi della connessione, perché in questo genere di edifici, anche con tutta la buona volontà, giri l'angolo del corridoio e non c'è la connessione. Ecco, allora di cosa stiamo parlando? Quindi sicuramente bisognerebbe prevedere un piano a livello nazionale per rivedere le strutture, perché se non partiamo da lì. Si è parlato delle aerazioni, è così. Perché come stiamo risolvendo tuttora il problema? Teniamo le finestre aperte e soprattutto a Trieste, quando c'è la bora, posso assicurare che è un problema tenere le finestre aperte o creare un cambiamento di aria, però si fa, ecco, tutto si riesce a fare. Ma quando parliamo di strutture edilizie, allora si predispongono delle aule che non devono essere per classi pollaio, perché... Ma ecco, mi perdoni se questa questione delle classi pollaio, no? Perché qua mi sento anche preso un po' chiamato in causa, nel senso che io alle superiori ero in una classe dove siamo arrivati alla maturità in 29, ecco, e siamo partiti in 31. Sì. Noi non ci sentivamo, cioè, dove sta il problema della classe pollaio? Perché noi non ci sentivamo, non so se... E ci credo. Il problema sta nella qualità dell'insegnamento, perché avere 29, 27 o 26, insomma, alunni, e averne 15, ecco... Se io ho 15 alunni, riesco a sentirli giornalmente, riesco a sottoporgli più prove perché ho più tempo per le correzioni, riesco a seguire un percorso individualizzato. Perché ho capito. Lì è nella qualità dell'insegnamento, alla fine è ovvio, un gruppo più numeroso arricchisce di più la socialità degli alunni, però ci sono meno interrogazioni. Ecco, perfetto, ci sono un'interrogazione al mese, se va bene, di tutte le materie. Pensi ecco, che in una classe, quando... ce n'erano sei, pensi, ecco, questi poveretti, i volontari, sei, sì, tipici volontari che si sacrificavano. No, era una classe di sei. Ah, una classe era sei. Sono usciti preparatissimi, però credo di sì. Però allora volevo dire, non è solo nella struttura edilizia, e quindi, però da lì si migliora la digitalizzazione intanto della scuola, e si migliora la struttura delle classi, però poi ci devono essere anche più concorsi, più insegnanti. Noi siamo sempre in emergenza con i supplenti, e si è fatto un potenziamento Covid per questa emergenza, però non è bastato neanche quello, perché andavamo a turno tutti in quarantena. Anche quest'anno io sono stata in quarantena non so quante volte per dei casi di positività nelle classi, perché i bambini vaccinati erano pochissimi, sono ancora relativamente pochi, quindi questa ultima variante ha colpito di più la fascia più giovane della popolazione. Quindi ci sono tante cose, e quindi il potenziamento del corpo docente, sicuramente la formazione, a questo si sta pensando, però se gli insegnanti sono sempre pochi, si può fare tutta la formazione che si vuole, però, e poi ci sono stati dei casi in cui i dirigenti, non soltanto a Trieste, non soltanto nella mia scuola, ma in tutte le scuole d'Italia, questo purtroppo ha creato delle incomprensioni da parte delle famiglie, perché il dirigente è il rappresentante legale di una scuola, e se non può assicurare la sicurezza, può decidere di far restare a casa intere classi. Ci sono stati casi in cui i docenti erano chi in malattia, chi col Covid, chi in contatto diretto perché il marito o la moglie è col Covid. I supplenti non bastavano e si sono tenute a casa intere classi, perché non c'era nessuno lì in classe, nessun docente. Quindi il dirigente ha il dovere di pensare prima dell'istruzione alla sicurezza, non può... Prima è venuta fuori una persona che aveva riparlato appunto di quei casi
che si verificano in questi ultimi due anni, no, ma insomma che si erano verificati nel corso degli anni in cui, non so, per esempio tipo per Natale, magari una classe non faceva il presepe o non faceva i canti natalizi per le questioni che sappiamo. Io mi sono sempre chiesto se la scelta estrema da parte di quegli insegnanti di agire in questo modo non fosse dipesa non tanto dalle pressioni che avrebbero potuto ricevere dai genitori, ma dalla sensazione che qualunque soluzione fosse stata posta, forse non avrebbero avuto un appoggio a vari livelli, no? Magari forse il preside non appoggiava, forse non appoggiava a livello superiore, eccetera, eccetera. Voglio dire, un insegnante, e questo è solo per fare questo, per arrivare a questa domanda, un insegnante oggi come oggi si sente appoggiato dalla scala gerarchica che gli è brutto dire che gli è superiore, ma insomma è un dato, no? Nel senso, forse facendo riferimento a quando andavo a scuola io sono del 64, è inutile poi i conti li potete fare, era diversa la situazione, no? Ma adesso come adesso, un insegnante si sente tutelato? Sono delle situazioni, ecco, soggettive. Questo è anche, ecco, sì, sono logicamente. Sicuramente un dirigente scolastico non è un dirigente d'azienda, ma è un dirigente di una scuola dove si insegna a dei minori, dai bambini della scuola dell'infanzia ai bambini a scuola secondaria. E a mio parere un dirigente intanto dovrebbe partire da questa considerazione, ma la maggioranza fanno così. Non ci può essere un'imposizione, deve essere un percorso spontaneo. Io ho avuto classi con alunni musulmani, cristiano ortodossi, con i quali si è fatta la recita natalizia ed hanno partecipato con il consenso delle famiglie. Ci sono delle situazioni in cui non si può imporre, infatti la nostra scuola, il nostro sistema scolastico prevede l'attività alternativa a chi non sceglie la religione cattolica, e che è una scelta che non sempre viene fatta da qualcuno che professa una religione diversa, ma anche da famiglie che preferiscono che a scuola si facciano altri percorsi, si scelgano altri percorsi per i propri figli, ecco. Allora, la cosa sbagliata è l'imposizione, da qualsiasi parte essa provenga. Se nel gruppo classe c'è in modo spontaneo un'adesione, cioè può essere il presepio, ci può essere il crocifisso, ci può essere la recita natalizia, se nella classe non c'è una spontaneità in questo percorso, in questa, che può essere la recita, può essere insomma un disegno, qualsiasi cosa, allora neanche in questo caso ci deve essere un'imposizione, perché l'imposizione ci può essere in una scuola privata, anche di ebrea, cattolica, musulmana. Ecco, il mio punto di vista è questo, qualsiasi imposizione è sbagliata in un caso o nell'altro. Lì, come tutti i percorsi educativi o didattici, deve verificare l'ambiente. Che cosa ha bisogno quel gruppo classe o quell'ambiente scolastico che può essere un istituto? Perché se in un istituto in cui tranquillamente la maggioranza è di una religione, e allora è normale che gli altri si adeguino, sì, ma che non venga che non imposto. Ecco, sì. Sì. Le faccio, professoressa, un'ultima domanda. Sì. Qual è la... io sono affascinato avrei voluto farli insegnare, mi sarebbe piaciuto farli insegnante, se devo essere sincero. Ma mai tardi. Dopo. La ringrazio, ma l'età quella è. Qual è la gratificazione migliore che un insegnante riceve? E che anche qui credo che dipenda anche dalle varie età con cui si ha a che fare, posso presumere. Sì. Però immagino che ci sia... Che abbiate dei modi di comprendere che il vostro lavoro è apprezzato, che siano anche delle volte inconsueti.
Beh, allora io penso che l'insegnante, soprattutto oggigiorno, non può concorrere alla formazione dell'alunno e dell'alunno sotto vari punti di vista, sia educativo che didattico. Il riscontro migliore che si può avere, e penso che questo è sempre successo, è quando un alunno si ricorda di te dopo tanti anni. Ecco, o ti incontro, ti viene a fare una visita, o ti scrive una mail, un messaggio, ciao maestro, mi ricordo di te, cioè essere sì, riusciti a sì, lasciare un segno, che può essere un segno anche affettivo, ecco, perché è simbolo di stima, perché un insegnante deve cercare innanzitutto la stima. Io insegno alla scuola primaria e se gli alunni non ti stimano, non hanno la motivazione, non ti vogliono bene, non hanno la motivazione allo studio perché non sono alunni universitari con una loro già indipendenza di pensiero. Allora sì, i bambini hanno bisogno di stimare, di provare dell'affetto per il proprio insegnante e sarà un fatto secondario essere motivati. Infatti di solito può succedere anche il caso negativo, che se non si stima l'insegnante odiano la materia dell'insegnante, che sia matematica, italiano, storia e così via. Quindi io penso che ogni insegnante ha piacere di essere ricordato per un qualcosa che ha inciso nella scelta di questi bambini. Sì, sì. Professoressa, grazie per essere stata con noi. Abbiamo parlato di argomenti anche come dire, molto, molto particolari e la ringrazio anche per aver accettato delle domande anche un pochettino, non voglio dire scomode, ma comunque non, sicuramente non preparate. Ci vediamo dopo la pubblicità, saremo collegati con Davide Calabrese. Buona domenica a tutti. Ultima parte di questa puntata di Trieste in diretta, come uso qualche volta di domenica, chiudiamo in maniera piuttosto leggera. Non avendo altri, abbiamo chiamato Davide Calabrese, che ringrazio, e che è collegato con noi da Milano. È vero, grazie tante, sì, grazie per avermi invitato nella mancanza sì, di altri artisti, però posso dirti che avere un artista alle 10 di mattina che si è esibito il sabato sera e si esibirà la domenica pomeriggio... Questo è, anzi, difatti devo ringraziare, perché non sapevo che avevate, non avevo considerato che avevate la pomeridiana. Sì, abbiamo la pomeridiana alle 16 qui al Teatro Carcano, e infatti ribadisco, al Teatro Carcano, il salotto della prosa milanese, si è cuccato quest'anno gli Oblivion, per farti capire in quale condizioni versa il teatro italiano. Da Bosetti agli Oblivion, insomma, perché il Carcano, se non mi sbaglio, era il teatro di riferimento di Giulio Bosetti, insomma, no? Senti, da Bosetti a Bosazzi stamattina, poi gli Oblivion. Senti, la pomeridiana è micidiale, però, no? Adesso diciamo la verità. Sì, è micidiale, ma è sempre meglio della mattinée per i cantanti. La mattinée è quella che si fa alle 10 di mattina per le scuole, direi che è la cosa più nefasta che possa esistere per degli attori. Quindi, insomma, baciamoci i gomiti che c'è la pomeridiana. Allora, gli Oblivion Rhapsody, perché è questo, no, che portate in giro, è uno spettacolo che... veramente, adesso non lo dico perché siamo amici, però lo vedo, lo so, lo leggo, è uno spettacolo che sta avendo un successo notevole in tutte quante le piazze. Vi siete chiesti il perché? Adesso la domanda può sembrare brusca, nel senso, si sa che il paese è lungo, no? Quindi le sensibilità anche ad un certo tipo di umorismo, qual è il vostro, potrebbero essere diverse. In questo caso mi sembra che avete messo d'accordo tutti quanti. C'è una ragione particolare che va oltre, secondo te, la vostra bravura, il fatto che il vostro è uno spettacolo di grande, come posso dire, di grande finezza, ma dove si ride dall'inizio alla fine? C'è voglia di questo tipo di cose, secondo te?
Sì, sorprendentemente c'è voglia, nel senso, per farti capire, noi iniziamo lo spettacolo dopo un annuncio, ad esempio, che i teatri milanesi hanno deciso di lasciare all'inizio di ogni spettacolo, un annuncio molto cruento e anche molto sentito, che parla delle disgrazie attuali. E quindi, per farti capire, noi iniziamo con un'enorme sirena da coprifuoco che si riverbera per un minuto nella platea. Cioè, come sai, Oblivion Rhapsody inizia con "Mando vai se la banana non ce l'hai". Quindi la prima volta che abbiamo ci siamo trovati dietro il sipario e sono partite queste sirene, abbiamo detto: mamma mia, come potremo adesso cambiare lo stato d'animo immediatamente del pubblico? E invece, come dicevi tu, c'è questa voglia proprio, credo, in relazione a tutti i fatti brutti che ci bombardano. Le persone alla fine dello spettacolo ci dicono grazie per averci fatto staccare per un'ora e mezza completamente da tutto ciò che purtroppo nella quotidianità ci mette in agitazione, insomma. E poi ti dà anche la misura di quanto appunto sia caduto in basso il teatro italiano, portando la platea piena del Carcano a vedere i cinque Oblivion. In questo caso parlerei di Schadenfreude lo chiamano gli scienziati, cioè il piacere prodotto dalla gaffe del collega antipatico. Ecco, in questo caso noi siamo veramente un esempio fantastico. Tu vieni a ridere delle disgrazie di questi cinque che tentano di arrabattarsi, suonare e fare gli artisti completi in un momento simile. Ma ecco, perché quindi tanto insisti su questa storia del Carcano? Ma a Milano il Carcano è veramente un'istituzione, cioè è un posto appunto dove andavi a vedere Bosetti, dove vai a vedere Lavia, insomma, tutta roba allegra. La tournée, dimmi? Tutta roba allegra. Sì, però insomma di un certo livello. La direttrice è Serena Senigallia e ancora adesso ci chiediamo come mai abbia deciso di mettergli Oblivion. Insomma, per noi arrivare dentro e vedere tutti questi manifesti molto molto importanti ci ha fatto un certo effetto. Riempire la platea ci fa piacere, ma soprattutto, ecco, tornando seri per un attimo, siamo molto felici di aver portato sicuramente un sacco di giovani. In questi giorni la platea è piena di ragazzi, giovani e giovanissimi. Alcuni non avevano mai visto la sala del Carcano e sono venuti per vedere gli Oblivion. Questo, secondo me, è il messaggio più bello. Allora, prima di tornerò su questa questione dei giovani, perché nelle vostre date, no, in giro per tutta Italia, voi siete ancora sotto certi aspetti degli scavalcamontagne, no? Perché, nel senso, ok, c'è Milano, credo che siate stati anche a Torino, se non mi sbaglio, correggimi, insomma, nelle città grandi, eccetera, però ci sono anche date in città che uno, fa, con tutto rispetto, fa un po' di fatica a capire dove si trovino, e magari poi uno si sorprende anche del fatto che in quelle città ci sia anche un teatro. È vero, è ecco. Vero, infatti saremo... scusa, ti ho interrotto. No. La domanda è questa. Qualcuno ha l'idea che, chissà perché, nelle città piccole si ride meno, si capisce di meno, eccetera. Io ricordo una volta Corrado Pani disse qualcosa dice mi hanno costretto ad andare in tournée a Pergine, dice si sa che Pergine è una città di matti, e ha dovuto poi chiedere scusa, eccetera. C'è differenza fra recitare di fronte a un pubblico milanese, triestino, torinese, eccetera, e recitare, che ne so, in uno dei posti che avete fatto in questi mesi e che, desumo, ancora farete nelle prossime settimane?
Schematicamente vado per ordine. Sì, noi nelle prossime date le faremo a Cannobbio, Vighizzolo, Borgo Sesia, Argenta, ma veniamo anche in Friuli, Spilimbergo, Casarsa, Cividale, eccetera. Capirà. Per noi come? Non ho niente. No, per noi è veramente bellissimo fare queste piccole città, contrariamente magari a quello che diceva Corrado Pani, per una ragione precisa, perché noi siamo attori, ma principalmente siamo imprenditori, cioè siamo i produttori dello spettacolo. E so che è poco romantico, ma economicamente una tournée teatrale sta in piedi grazie alle piccole città, che fanno un lavoro meraviglioso nei piccoli teatri, proponendo alla popolazione un programma variopinto, dove all'interno trovi gli Oblivion, poi la volta dopo trovi Sandro Lombardi, poi la volta dopo trovi Danza Contemporanea. Quindi proponendo generalmente una stagione molto molto variegata, ci permette di arrivare ed economicamente stare in piedi, perché non ci sono grossissime spese di manifesti, non c'è un piano promozionale costosissimo. Differentemente, quando facciamo le grandi città che vanno fatte, invece i piani promozionali sono costosissimi, prova a immaginare cosa significa riempire Roma di manifesti, e poi le grandi città difficilmente riesci ad instaurare il meccanismo del passaparola per portarti a casa un risultato economico importante. Quindi noi siamo felicissimi da un punto di vista economico, ma soprattutto da un punto di vista emotivo dello stato d'animo, perché queste persone poi si affezionano veramente. C'è un ponte fra noi e, per esempio, i cittadini di Artegna sanno che quando arrivano gli Oblivion tutta la città in qualche modo li accoglie. L'ultima volta ci hanno fatto un enorme scherzo nel quale hanno partecipato gran parte della popolazione di Artegna, ci hanno portato nel castello di Artegna e ci hanno dato la pergamena di cittadini onorari. Pensavo che avessero chiuso dentro. Giuro, hanno preso un attore amatoriale di Artegna che ha fatto finta di essere il capo del castello di Artegna e ci hanno fatto un enorme scherzo, non ci hanno chiuso dentro e ci hanno messo una specie di tappeto rosso, ci sentivamo Bruce Willis, cioè nel senso è veramente meraviglioso. Quando andiamo in questi piccoli paesi, alla fine dello spettacolo a volte ci aspetta un buffet enorme fatto veramente artefatto dalle signore che hanno cucinato tutto il pomeriggio. Per noi è veramente bellissimo. Niente da togliere alle città grandi, sì, che danno sicuramente lustro, ma noi siamo felicissimi di fare debutti secchi tra Fidenza, Garbagnate e Cannobbio. Cannobbio deve essere dalle parti di Como, dov'è? Cannobbio, ci andrò per la prima volta sabato 19, ti sto guardando adesso, sì, VB è il... A Verbania, sì, credo sia... Che, vabbè. Tra l'altro, poi la tournée quando la chiudete? A fine aprile, è una tournée molto molto importante. Anche lunga, ecco, effettivamente, perché di solito... Adesso si chiude un pochettino prima. Senti Davide, non è un vostro problema, però insomma c'è un dato, ne abbiamo un attimo accennato quando ci siamo scritti per mettersi d'accordo su queste cose. Posto che il vostro è un genere difficilmente etichettabile, è teatro musicale, ma non solo, insomma mi troverei... Se dovessi spiegare a qualcuno quello che fate, io avrei delle difficoltà ad inquadrarvi in un genere ben definito. Però è anche vero che a livello nazionale la prosa, come posso dire, quella classica, quella a cui siamo abituati, un pochettino soffre a livello di spettatori. Non soffrono, per esempio, quegli spettacoli di prosa, e qui forse torniamo a quello di cui discutevamo prima, non soffrono quegli spettacoli di prosa, diciamo, più leggeri, più divertenti, insomma, diciamo la verità.
Può dipendere dal fatto che c'è bisogno di leggerezza, che c'è bisogno di sorridere, eccetera, dopo due anni difficili, con un presente che è abbastanza complicato per altre ragioni? Secondo me sì, in assoluto. Se dovessi pensare adesso a portare uno spettacolo di Brecht che parla di temi molto vicini a quelli attuali, dovrebbe essere una lettura dell'attualità, una lettura diversa, un punto di vista diverso. Però per convincere le persone oggi a venire a teatro a vedere qualcosa di ancora più serio di quanto vedono al telegiornale ogni minuto, vedono nel proprio smartphone ogni minuto, perché ognuno di noi negli ultimi mesi si è sicuramente o fatto l'abbonamento e è andato a seguire qualche testata giornalistica per capire lo sviluppo degli eventi in tempo reale. Quindi siamo ancora di più bombardati da notizie purtroppo tragiche. Certamente il poter staccare per un'ora e mezza e vedere qualcosa di comico, ma anche, non a caso, vedere qualcosa anche di satirico. Cioè, sì, noto sì, che anche l'aumento dello stand-up, la stand-up comedy è sempre più apprezzata. Sì. La stand-up comedy è qualcosa di particolarmente anche violento, fra virgolette. E anche nuovo, per il nostro paese è relativamente nuovo. Assolutamente. Anche i cartoni animati contenuti nelle piattaforme, quelli con una risata un po' più cattivella, come abbiamo visto, vanno per la maggiore. Perché c'è anche bisogno di questo. Nasce dal fatto, nasce veramente dalle basi della comicità. Quando una persona scivola sulla famosa buccia di banana e cade, la prima cosa è scoppiare a ridere. Poi la razionalità ci impone andare a vedere come sta, se sta bene o se si è fatta veramente male. Ma la prima cosa, appunto, Schadenfreude, ossia ridere dell'altro, ci viene immediatamente da ridere per esorcizzare il fatto che in qualche modo questa disgrazia la sentiamo più vicina, riusciamo a ridere di lei. Ecco, forse gli Oblivion sono anche questo, perché hai detto bene, non è facile definire il nostro spettacolo, il nostro ufficio stampa lo sa bene ed è il suo problema principale quando chiede che cosa fanno gli Oblivion, è un po' complicato. Però su una cosa siamo certi, i nostri spettacoli si basano su un testo che noi chiamiamo Salvagente, perché nel momento in cui non abbiamo più voce o cade a pezzi, siamo in un teatro grande come il mio soggiorno, la cosa che regge il nostro spettacolo è un testo scritto in quasi 12 mesi, quindi la gente viene per sentire un testo pensato, a volte divertente, sicuramente ragionato, e quindi ancora di più credo che le persone vengano a vedere noi non tanto per l'abilità vocale, quanto per farsi una risata un po' cattivella. Senti Davide, uno dei problemi, adesso mi rendo conto che faccio una domanda, come dire, in casa d'altri, però in casa d'altri relativamente, però per esempio uno dei problemi della prosa, no? Potrebbe essere anche che non ci sono più i grandi vecchi, cioè se andiamo a vedere quei personaggi che vai a vedere, che ne so, ancora per un senso di gratitudine, eccetera, si contano veramente, probabilmente, sulle dita di una mano. Insomma, mi viene in mente Glauco Mauri, Umberto Orsini, eccetera. Altri non ne vedo in giro. Anche se poi, se andiamo a vedere, come dire, l'età anagrafica di alcuni, adesso non è un mistero, ma Lavia viaggia verso gli 80, Placido viaggia verso i 65, quindi insomma è come se nell'immaginario collettivo non ci sia stato un... è come se alcune realtà si fossero quasi cristallizzate, no? Nel senso, Lavia è sempre giovane, pur non essendolo più anagraficamente. Lasciamo perdere che poi dal punto di vista della gioventù artistica forse è più giovane di tanti, molto più giovani di lui, però può essere anche questo un problema? Sì,
Può essere un problema, i grandi maestri e i grandi attori di una volta stanno diventando un'altra cosa, stanno mutando la loro forma. Non credo che stiano svanendo grandi maestri dai quali prendere esempio, stanno semplicemente cambiando. Certo, il teatro sappiamo è un posto che mantiene giovani, quindi adesso a Milano, ad esempio, assieme a noi al Nazionale ci aggiunge un posto a tavola con dentro Enzo Garinei, che siamo oltre ai 90 anni, che ancora fa la voce da lassù e ancora insiste e vuole, dice sempre, vorrei arrivare al cinquantenario di aggiungere un posto a tavola che manca fra poco. Qualche anno dovrebbe compiersi. Quindi il teatro mantiene giovani. A me va anche bene che insomma si possano fare parti da giovani pur avendo un'altra età. C'è stato ultimamente, l'avrai visto sicuramente, i Babilonia Teatri che hanno portato un Romeo e Giulietta con Pagliai e Gassman. Pagliai, sì. Che ho trovato meraviglioso, ad esempio. Però secondo me questi grandi maestri stanno cambiando, stanno diventando altri per le nuove generazioni. Sì, questo è anche vero. Alessandro sì. Gassman, secondo me, volevo arrivare, anche a lui, sì, che è l'unico che riesce ancora a riempire le sale solo con il suo nome. Manca un po' a Trieste l'Alessandro Gassman regista, bisogna convincerlo in qualche modo a tornare con uno dei suoi spettacoli. Tra l'altro manca anche poco, qui tu sei solo in veste di produttore, però manca poco per il ritorno a Trieste di quel bellissimo spettacolo dedicato, ispirato, che prende il via dall'11 settembre, che si chiama Tu Doveri, se non mi sbaglio credo sarà verso la fine di aprile. Sì, Tu Doveri è diventata una produzione, è diventata una coproduzione fra Suomi, che è una società che abbiamo io e l'Oblivion Fabio Vagnarelli. Che è anche l'autore. Che è anche l'autore assieme a Francesco Godina, che è l'attore protagonista, il vero e proprio protagonista e monologhista di questo spettacolo. Il Teatro Rossetti ci ha fatto veramente un piacere enorme accogliendolo fra le sue braccia. È un bellissimo spettacolo, per cui sì, insomma, vi ha fatto anche un regalo, ma voglio dire è reciproco, insomma, come... Sì, però noi l'avevamo prodotto perché ci credevamo tanto, a vedere questa risposta enorme a tal punto da voler coprodurre con noi è stato veramente un pezzo di cuore. Quindi Tu Doveri partirà... è il titolo, sì, scusa, ho fatto una gag che non hai colto. Partirà in tournée, quindi sarà di nuovo ospite a Rossetti, quindi Trieste potrà vederlo. Ricordiamo che è uno spettacolo basato sulla tragedia dell'11 settembre con la regia di Marco Casazza, con Dan Baruzza agli effetti luci e video e soprattutto Francesco Godina come interprete meraviglioso testo da lui coscritto. È tutta roba nostra, perché chi non è triestino di nascita lo è diventato quasi di adozione per certi versi, insomma, Casazza e anche gli altri lo sono, insomma, sì. Sì, garantisco che sia Marco Casazza che Fabio Vagnarelli con il dialetto triestino se la cavano molto bene, questo per rassicurare il pubblico. Addirittura Casazza, posso sfidare chiunque a farlo parlare in triestino, e riesce addirittura a cambiare le tonalità da triestino de Chiarbole a triestino de Cattinara, veramente chiedigli che ti spieghi che cosa significa... Che definizione dare di coccolo, e poi se ce la fa è a posto, ecco, insomma, perché la vera chiave per capire se uno è padrone del dialetto è coccolo, o ancora peggio coccolin, che è ancora... Com'era quello spettacolo? Sì. Coccoletto, e là io non sarei molto contento se uno... Senti un attimo... No, sì, ci sono tre...
tre gradi per capire il dominio del dialetto. Uno è sicuramente questo, il secondo è vedere se riesce a fare la L con il piatto della lingua, cioè la eglie, e la terza difficoltà più grossa è quella di riuscire a cambiare da triestino a moggesano. Qui siamo proprio l'Asia, su 2.0. Però è quello ai livelli. Allora senti, il nostro amico Claudio Visentin ti saluta, ma soprattutto di te, come dire, non è che gli interessi tanto, credo saluti tuo padre che si chiama Claudio, tuo papà, no? Non solo, è mia mamma di cognome da nubile, fa Visentin, quindi... Ah, ho capito, quindi allora è tutta... Senti, invece... È una crasi. Questa look che parte tipo Brachetti e poi omaggia Diabolik è voluto o uno si sveglia così quando tra una tournée, tra uno spettacolo e l'altro? È voluto, nel senso che mi sono svegliato qualche minuto fa, quindi mi sono dato un tono. Questi occhiali così grossi coprono che non si le normali borse che un attore ha in dotazione. Sì, il ciuffetto di Brachetti dovrei abbassarlo in effetti, ma come vedi sta diventando bianco, il decadimento è alle porte. Non ti preoccupare, basta che ci sia, che sia bianco, colorato, eccetera, credi a me, basta che ci sia, non mi preoccuperei. Senti, ultima, abbiamo ancora veramente pochissimi secondi, prossima stagione continuate con questo? La prossima stagione continuiamo con questo che è un grande successo, ma siamo già in scrittura per qualcosa di nuovo. Come sai, noi siamo sempre vicini ai fatti di attualità per cercare di portare qualcosa sempre più vicino alle persone. Il problema è che ultimamente l'attualità cambia così velocemente che facciamo veramente fatica a identificare il prossimo tema. Quindi ora è il momento di brainstorming, ma inizieremo a scrivere al più presto. Davide, grazie per esserti collegato, buon lavoro. Ci vediamo in presenza quando sarai qua, quando sarai in giro da queste parti. Ah no, tornerai per questo Tu Doveri. Sì, in Friuli veniamo con gli Oblivion a Casarsa della Delizia, Forni di Sopra ed altre 4-5 date nel circuito friulano. Grazie Davide, buona giornata e buon lavoro. Grazie Alberto e grazie Tele4. Racconta al tuo amico, al tuo sodale Lorenzo Scuda, che adesso da Davide Calabrese degli Oblivion passiamo alla Santa Messa che andrà in onda dopo le 10, intorno alle 10.30. Grazie a tutti per essere stati con noi, Sveglia Trieste torna domani alle ore 7 del mattino. Buona giornata e buona domenica a tutti, arrivederci.